siamo 365 giorni all'anno. Mancano meno di 400 metri al traguardo. È incredibile le emozioni che regala il palio marinaro nell'argentario. Buonasera, buonasera gentile pubblico, buonasera, anzi buon pomeriggio da Porto Santo Stefano, dove con un pizzico di emozione, anzi con grande emozione siamo a salutarvi. Siamo a salutarvi ovunque voi ci vediate, in ogni parte d'Italia e del mondo, perché la copertura a livello televisivo davvero copre ogni parte del pianeta. Perché dicevo con un pizzico di emozione, poi mi sono corretto, ho detto con grande emozione, torniamo ad abbracciare il Ferragosto insieme a voi amici telespettatori che ci state seguendo in ogni luogo del pianeta. Perché? Perché da questa splendida località affacciata sul Mediterraneo che si chiama Porto Santo Stefano, siamo nel cuore dell'Argentario, torna il Palio Marinaro dell'Argentario dopo 3 anni, l'ultima edizione fantastica di questa storia meravigliosa rappresentata dal Palio Marinaro dell'Argentario si interruppe il 15 agosto 2019, vinse la Pilarella e poi c'è stata la pandemia, 2 anni di stop, niente palio nel 2020, niente palio nel 2021. Siamo adesso al 15 agosto 2022, torna l'edizione numero 79 del Palio Marinaro dell'Argentario e potrete capire quanta è l'emozione, quanto è l'attesa, quanto sia forte l'attesa per questo evento che prenderà il via alle 19.15, ma noi ci accompagneremo con voi con le splendide immagini effettuate da Video News che produce l'evento. Guardate che meraviglia queste immagini dal drone che ci fanno vedere la bellezza stratosferica, meravigliosa, unica al mondo di Porto Santo Stefano, che oggi 15 agosto vive un momento particolare, speciale, unico, ovvero con il proprio Palio Marinaro dell'Argentario. Noi abbiamo iniziato la diretta adesso alle 17, praticamente in perfetto orario, ma siamo ancora work in progress. Abbiamo degli ospiti che però non sono al completo. Come tradizione abbiamo i rappresentanti dei vari rioni che passo a salutare. Alla mia destra abbiamo Carlo Costanzo, da tutti conosciuto come Ninnarello, che potrei definire un'autentica icona del rione Valle, e è qui con noi per commentare il Valle che non vince dal 2009. Sono davvero tanti gli anni di attesa, sappiamo che c'è volontà di tornare a gioire. Carlo Costanzo, Ninnarello. Certo, buonasera, siamo tornati dopo 3 anni, dopo questa pandemia, diciamo che siamo contenti che si ricomincia, perché insomma
siamo partiti lì dal, diciamo, dal Valle, ho visto tutta la nuova sfilata, tutto, insomma, è di nuovo partito tutto il contesto. Riguardo al Palio, vediamo, abbiamo un equipaggio giovane, purtroppo abbiamo avuto problemi fino a giugno, abbiamo fatto l'equipaggio, poi con l'aiuto di Santi e del nostro Boria, diciamo, Gabriele Solari, siamo riusciti a mettere in sesto un equipaggio per competere per questo Palio Marinaro. Bene. Allora, equipaggio per competere, ha detto Carlo Costanzo, alias Ninnarello. Sentiamo per la fortezza a farci compagnia qua nello studio televisivo allestito in maniera splendida, proprio in riva di fronte allo stadio di Turchese, dove alle 19.15 prenderà il via la 79esima edizione del Palio Marinaro dell'Argentario. Abbiamo in rappresentanza del Rione Fortezza Alessio Alocci. Buonasera a tutti, è un piacere ritrovarci qui. Dopo due anni difficili e di fermo dovuto alla pandemia, il paese è ritornato a vivere, perché in questi due anni si era un po' fermato, sempre in termini palistici, quindi siamo tutti molto tesi ma molto felici di ritornare a vivere queste emozioni. Siamo stati poco fa, ero sulla Fortezza, e rivedere tutto il popolo fortezzaiolo a incitare i nostri cinque ragazzi è stato bello ed emozionante, ed è un ritornare a vivere. Quindi adesso ci aspetta un bellissimo spettacolo e vedremo cosa ci succederà. Beh, avevamo capito anche dalle parole di Alessio Alocci quanto lui ha detto tensione, effettivamente quanto sia la tensione, l'emozione, l'adrenalina, l'attesa per questo Palio Marinaro dell'Argentario. Ne parliamo anche con Paolo Bracci, che rappresenta la Pilarella, che è il Rione campione in carica, e vogliamo dirlo anche il Rione favorito, magari lo so che non sei contento perché per Scaramanzia non si dice, però i rumors di questi giorni dicono questo, vedi gli altri dicono no, si deve dire. Paolo Bracci, allora, che sei venuto con la coccarda bianco, rosso e blu, che sono i colori sociali della Pilarella. Palio che torna, è il Palio che torna dopo la pandemia, non era mai avvenuto se non in tempo di guerra, una sospensione, quindi anche questo, diciamo, può aver diciamo, rivoluzionato i giochi, oppure tutto è rimasto fermo a quel 2019? Allora, buonasera a tutti innanzitutto, come diceva Filocamo, a quelli vicini e quelli lontani, a tutti gli amici in ascolto, soprattutto io penso a tutti quelli che sono appunto fuori da Santo Stefano in questo momento, vorrebbero essere qui con noi a vedere questa cosa che, come te giustamente hai sottolineato, dici con un filo e poi ti sei corretto, con grande emozione, perché Palio per noi santostefanesi è tanta emozione e tanta passione. Ricordavano Carlo e Alessio, guardando i loro rioni, e io lo guardo nel mio, ma poi guardo tutto il paese, è una cosa che ci è mancata tanto, sembravano due anni quasi infiniti questi due anni passati senza Palio, e sono stati due 15 d'agosto tristi per certi versi, perché a noi è mancato. Il Palio è emozione, soprattutto per noi è una grande passione. Guarda Paolo, la regia ti sta facendo vedere la mia bandiera. La bandiera della Pilarella che sventola, garrisce al vento. Bravo, garrisce al vento. Allora, no, diciamo che ripartiamo dal 2019, che è stato un grande anno per la Pilarella. Si sono rimischiate sicuramente le carte, due anni fermi hanno un po', come dire, condizionato un po' tutta la situazione. Credo che sarà un bel Palio, ora al di là che possa essere favorito o meno, intanto c'è il Palio, e già questo per noi è, come dire, una piccola grande vittoria. Speriamo che la vittoria sia, come dire, confermata da qualcuno. Allora, prima aspetta, volevo ancora dire una cosa a Paolo Bracci, perché hai fatto un bellissimo excursus di quello che rappresenta il Palio, mentre stiamo godendo queste immagini meravigliose, bellissimo, dall'alto di Porto Santo Stefano, bellissime, fantastiche. Questo è l'Argentario, cari amici telespettatori, questo è Porto Santo Stefano, magari qualcuno lo sta scoprendo adesso guardando la televisione, qualcun altro lo conosce, però guardate che meraviglia, questa è la bellezza dell'Argentario, questa è la Costa d'Argento, questo è Porto Santo Stefano. Abbiamo detto, il Palio rappresenta tante emotività, ricordiamo chi non c'è più, chi in questo momento è fuori per motivi di lavoro. Il popolo di Porto Santo Stefano ha una tradizione di gente di mare che le porta in ogni parte del mondo, ci sono già arrivati messaggi da ogni zona dell'Europa e anche fuori dall'Europa, però il cuore di ogni santostefanese oggi è qui, e vorrei dire anche
coloro che per la prima volta vedono il palio, assistono al palio perché sono nati da poco. Te sei un babbo da poco e c'hai il figlio che credo questo sia il primo palio è nato di tuo nel 2019. Figlio. È nato nel 2019. Era in pancia. Era in pancia. Cioè, vogliamo ricordare il nome del figlio. Pietro Paolo che salutiamo. Assolutamente. Allora vi faccio una battuta, ma neanche più di tanto. Cioè, per noi il mare è la madre di questo territorio. Mentre il palio per certi versi è il patrimonio, no? Se uno guarda l'etimologia della parola, patrimonio è compito del padre. E quindi il patrimonio è qualcosa che culturalmente rimane legato a quello che è la madre. Quindi noi abbiamo questo patrimonio immenso che è il palio, legato a questa grande madre che è il mare. E noi che siamo nati sul mare non ce lo potremo mai scordare. Cioè io qualche anno ormai che vivo a Grosseto, Alessio vive a Milano, questo legame non sarà mai rescisso. Bravo, neanche scalfito, diciamo. Mai scalfito. È un legame indisolubile. Beh, argentario, non ci spostiamo né sempre Grosseto né Milano. Ma sei in una parte insomma non bella. Bellissima. Se non entri da lì non arrivi la Pilarella. Ma ci devi arrivare la Pilarella. Noi no, Valle c'è tutto, c'è il problema. Allora, ho detto siamo work in progress in apertura perché ci manca ancora il rappresentante della Croce che non ci ha raggiunto. È Cristiano Cuccitella, Anichini, detto Cuccitella. Allora, mentre ci raggiungerà Cristiano Anichini, abbiamo Greta Settimelli che è direttore di Arezzo TV. Arezzo TV è l'emittente che produce il palio Mariano dell'Argentario attraverso la società Video News e oramai da tanti anni è il punto di riferimento nella produzione del palio Mariano dell'Argentario. Cosa significa? Lo chiediamo a Greta Settimelli in qualità di direttore di Arezzo TV. Cosa significa produrre il palio Mariano dell'Argentario? Che sforzo è? Che gratificazione anche è? Che cosa rappresenta? Qual è lo spirito che vi guida in questo evento? Allora, intanto Paolo, io partirei dalla parte invece più emozionale, se me lo consenti, perché questo è il primo palio senza il mio babbo, che è Nedo Settimelli. Salutiamo il grande Nedo Settimelli, prima abbiamo detto delle persone esatto. Che non ci sono più. Nedo Settimelli è un altro che ha fatto la storia del palio, perché ha fatto le telecronache, è stato un pioniere. È vero, diciamolo, l'ha portato Nedo Settimelli è stato un pioniere della televisione, è stato anche un pioniere del palio Mariano dell'Argentario. Esatto. Perché è stato, io credo, il primo a portarlo in TV. Televisione. Esattamente. Quindi Nedo Settimelli è stato un pioniere della televisione, è stato un pioniere del palio Mariano dell'Argentario. E anche, ricordo, negli ultimi anni, quando io facevo la telecronaca, lui era sempre lì alla telecamera e poi veniva, mi dava indicazioni, mi incoraggiava e davvero era una presenza fondamentale e anch'io ci tengo a salutare il grande Nedo Settimelli. Ovunque lui sia, poi chi crede sa che la sua anima è qui, chi non crede sa che è da qualche altra parte, però Nedo fa parte della storia del palio marinaro dell'Argentario. Esatto, quindi per noi l'emozione di oggi è un pochino più carica rispetto, diciamo, agli anni passati, anche per onorare insomma la sua memoria. Lo sforzo è davvero importante, voi non lo vedete, ma insomma ci stanno riprendendo 7-8 occhi, cioè telecamere a terra, più ce ne sono ovviamente i droni, li abbiamo visti in aria, quindi tante persone al lavoro, una struttura tecnica che viene implementata per questa occasione, ma che diciamo ha le sue radici indubbiamente sulla televisione che io dirigo, che si chiama appunto Arezzo TV. Quindi è davvero uno sforzo importante che però facciamo sicuramente per lavoro, perché questo è il nostro mestiere, ma lo facciamo davvero con un affetto verso questa terra a cui ormai siamo legati. Un po' dopo Arezzo è la nostra seconda patria. E quindi insomma lo facciamo davvero con tanta gioia. Quell'emozione che ci dicevamo, caro Paolo, prima di iniziare, sì, per te, per il commento, per noi, per quello che riguarda ovviamente le riprese e tutta la parte tecnica, c'è ed è bene che ci sia, perché insomma è un po' il sale del nostro mestiere. Esatto, diciamo anche a beneficio di chi magari non conosce nel dettaglio dove si svolge il palio Mariano dell'Argentario, certo a Porto Santo Stefano, ma si svolge in questo tratto di mare che gli esteti chiamano stadio di Turchese, a me torna meglio chiamarlo stadio del Turchese, però anch'io faccio questo errore. Però c'è questo il Turchese. Questa però è una diatriba che gli esteti a me viene naturale dire stadio del Turchese. L'interello vedo che penso, perché tanto Amerigo non ci sente. È l'unico che contesta il però microfono. Fermi, allora. Parlando di persone, grandi persone scomparse, era Renzo Vonghe lo chiamava stadio di Turchese.
e lui si è sempre fissato a dire che non era stato del Turchese perché era riferito col del a qualcuno che si chiamava Turchese, invece è stato di Turchese perché era l'acqua e il colore, quindi c'era stato di Turchese, e Renzo mi ha sempre detto questo. Renzo Ponger, firma del Tirreno, storica firma del quotidiano del Tirreno. Comunque, o stadio del Turchese o stadio di Turchese, diciamo che è uno specchio di mare meraviglioso, con acque limpidissime, che è una sorta, è quello che stiamo vedendo, è una sorta, vedete, di stadio naturale, perché ha due ali da una, su un lato e sull'altro, quindi praticamente è una curva. E praticamente è uno stadio naturale dove si può vedere, ci sono decine di migliaia di persone lo possono vedere dal vivo, e si presta benissimo a questo tipo di manifestazione. Guardate che stupendo lo stadio del Turchese o stadio di Turchese, però malgrado questo comporta un grande sforzo e una grande organizzazione per effettuare la copertura televisiva in maniera adeguata come avviene oramai da tantissimi anni. Sì, è proprio così, perché ovviamente chi è a casa vuol vedere insomma le virate sia a largo ma anche quelle ovviamente a terra, soprattutto durante la gara dei quattro rioni, quindi dobbiamo posizionare sia le telecamere ma anche il drone in una maniera tale insomma metri e metri di cavo e di sudore per far vedere al meglio questo spettacolo, insomma soprattutto anche la gara tecnica, ecco. Bene, Greta. Cedo il microfono, vi saluto, grazie, vi do il mio più grande il bocca al lupo e insomma che vinca il migliore, come si dice in questi casi. Grazie. Grazie a Greta Settimelli, direttore di Arezzo TV. Allora, intanto chiedo alla regia, intanto ovviamente siamo in mezzo alla piazza, ci sono personaggi folcloristici, come bene che sia, che ci stanno insomma e chiamando, però chiedo alla regia di preparare il servizio sulla presentazione degli equipaggi, così magari lo vediamo e ci dà lo spunto per commentare quello che potrà essere il prossimo Palio Mareale dell'Argentario, ovvero quello che prenderà in via tra qualche ora alle 19:15 per la precisione, il Palio Mareale dell'Argentario. Mi dicono che sia pronto? Ok, allora vediamo. La presentazione degli equipaggi che si è tenuta in Piazza dei Rioni, ovvero nella piazza dove ci troviamo la sera del 13 agosto, come da tradizione. Vediamo. Il Rione Valle, che gareggerà con il Guzzo Grecale, avrà come timoniere Simone Terramoccia, il primo reme Andrea Benedetti, il secondo reme Andrea Cerulli, il terzo reme Alessandro Benedetti, il quarto reme Samuele Rossi, il capitano del Valle è Luca Landini. Il Rione Fortezza, che gareggerà con il Guzzo Maestrale, ha come timoniere Alessio Ferraro, il primo reme Andrea Benedetti, il secondo reme Domenico Ferraro, il terzo reme Lorenzo Perillo, il quarto reme Riccardo Rosi, il capitano del Rione Fortezza è Flavio Vonger. Il Rione Croce, che gareggerà con il Guzzo Libeccio, propone il seguente equipaggio: timoniere l'esperto Corrado Fanciulli, primo reme Francesco Landini, secondo reme Massimiliano Terramoccia, terzo reme Luca Casalini, quarto reme Federico Capitani, il capitano della Croce è Pierluigi Schiavi. E poi arriviamo al Rione Pilarella, il Rione Campione, gareggerà con il Guzzo Scirocco. L'equipaggio del Rione Pilarella è composto dal timoniere Alessio Bausani, il primo reme Lorenzo Benedetti, il secondo reme Gianmarco Russo, il terzo reme Dino Pari, il quarto reme Alessandro Landini, il capitano della Pilarella è Pietro Solari. Con il ritorno del Palio Marinaro dell'Argentario è tornata anche la tradizionale presentazione degli equipaggi. La sera del 13 agosto, di fronte al Palazzo Comunale, sono stati presentati al popolo del Palio, al popolo di Porto Santo Stefano, i quattro equipaggi. Come al solito c'è stata cautela da parte di tutti. Hanno manifestato un certo ottimismo, ovviamente la volontà di fare il massimo risultato, che sappiamo è la vittoria, perché il Palio Marinaro dell'Argentario non è una gara olimpica dove contano anche i piazzamenti. Al Palio Marinaro dell'Argentario, diciamolo, conta soltanto chi vince.
chi vince è il campione, gli altri tre dovranno pensare ai prossimi 365 giorni. La presentazione comunque, come al solito, come era nelle tradizioni prima dell'interruzione del Covid, ha richiamato un grande pubblico acceso, sostenitore dei propri rioni, ha fatto sentire il proprio calore, ha fischiato anche i rioni che non gli piacciono, ma poi tutti sul palco davvero hanno espresso con grande chiarezza, con grande anche competenza e capacità delle reali forze, quello che si aspettano il 15 agosto, quello che si aspettano alla 79esima edizione del Palio Marinaro dell'Argentario. E allora, dopo il bando di sfida fatto dai tre rioni e raccolto da Pietro Solari, capitano del Rione Pilarella, che è il campione in carica perché ha vinto l'ultima edizione, quella disputata il 15 agosto 2019, adesso, cari amici telespettatori, può tornare il Palio Marinaro dell'Argentario. È il 15 agosto 2022 e il palio può tornare a vivere ed a correre. Allora, il palio può tornare a vivere e a correre. Allora, cerchiamo di entrare con i nostri amici che ci accompagnano in questo pomeriggio e poi ovviamente ci accompagneranno durante la telecronaca, che sarà il momento clou alle 19.15. Carlo Costanzo, Ninnarello, voi quest'anno avete come un equipaggio molto giovane, come hai detto te, però avete Gabriele Solari che vi ha dato una mano forte, importante, significativa nell'allestimento e anche nell'allenamento dell'equipaggio. Sarà sufficiente per ovviare, con la presenza di Gabriele Solari, per ovviare alla indubbia inesperienza del vostro equipaggio? Sicuramente è stata dura, specialmente anche per lui. Insomma, poi lui ha avuto anche problemi quando ha dato i battelli, è dovuto venire 10 giorni dopo per problemi familiari, diciamo. Però è chiaro che avendo a lui, con questi 4 ragazzi che gli danno retta, lo seguono, è stato un bene. Anche fra Santi e lui, diciamo che nell'arco di questi 2 mesi e mezzo i ragazzi hanno migliorato tantissimo. Certo, da vincere sarebbe, diciamo, un'impresa stratosferica, perché insomma battere questi giganti dalla Pilarella, della Croce e della Fortezza. Senti, noto che hai cambiato strategia, perché negli altri anni eri molto più ottimista. Ma sai, uno quando vede i tempi, no, degli altri anni e poi magari non vince, è diverso il discorso. Quest'anno l'equipaggio è giovanissimo, 3 alla prima esperienza, 2 che hanno fatto già 2 pali, però non è che sono veterani. È chiaro che avessimo avuto, diciamo, un veterano, 2 veterani più a bordo, era diverso il discorso. Però hanno deciso al consiglio di avere questi giovani per fare, diciamo, una scalata come fece la Fortezza negli anni 2000, riuscire a tenere questo equipaggio e con l'andare degli anni, poi magari prestissimo, nel senso 1 o 2 anni, vincere il palio e continuare quella scalata, perché ora è tanti anni che non vinciamo, insomma il Valle non può stare tanti anni in questo modo senza vincere il palio. Però purtroppo ogni anno ce ne capitava una, quest'anno lo stesso, siamo arrivati a giugno senza equipaggio addirittura, con uno. Ora abbiamo trovato, diciamo che Solari ci dà una mano insieme a Santi, i ragazzi si impegnano e sono abbastanza buoni, perciò speriamo di sfatare questo tabù e andare a prenderci questo palio, vediamo un po'. Bene, allora questo intanto è un drone e si sta accomodando. Ringraziamo Carlo Costanzo, alias Ninnarello del Valle, che ci ha fatto questa analisi. Ci ha raggiunto il tenente di Vascello, il comandante Luigi Buta, comandante del Circo Mare di Porto Santo Stefano, quindi della Capitaneria di Porto. Sì. Per capirsi, comandante, sì. Come vivete questo giorno di palio? Un giorno impegnativo anche sul piano professionale? Sì, questo è un giorno importante. Oltretutto è un giorno che qui a Porto Santo Stefano manca da 2 anni, quindi è particolarmente sentito. Ovviamente noi facciamo la nostra parte, mettiamo in campo un dispositivo operativo, implementato, rafforzato, e c'è una stretta sinergia su questo con le altre forze di polizia, quindi ovviamente polizia, carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco, siamo tutti sul pezzo oggi. Senta, comandante, il mare mi sembra buono qui da Porto Santo Stefano, malgrado uno scirocco irrequieto, lo possiamo dire così, ma Porto Santo Stefano, lei mi potrà insegnare, è protetto dallo scirocco. In questo senso sì, infatti diciamo che da questo punto di vista siamo stati fortunati, c'è uno scirocco, per usare il suo termine, irrequieto.
però diciamo che consente in questo momento di poter tranquillamente fare, di espletare il palio. Quindi diciamo una giornata impegnativa per le forze dell'ordine, ma nello stesso tempo ovviamente è la finalità principale, una giornata di festa. Bisogna assolutamente, quindi... assolutamente, una giornata di festa, quello che noi cerchiamo di fare, come dicevo prima, in sinergia tra noi, forze di polizia, forze dell'ordine, cercare di garantire che tutto questo avvenga in sicurezza, secondo tutti i crismi ovviamente che consentono di poter svolgere questa gara, gustare questa gara in tranquillità, in serenità. Comandante, noi innanzitutto la ringraziamo per la disponibilità, le facciamo i complimenti per il lavoro che state svolgendo. Ci dica un po', quando inizia il palio, quale sarà il vostro compito specifico? Diciamo che come da tradizione qui a Porto Santo Stefano, il sottoscritto, quindi il comandante della Guardia Costiera di Porto Santo Stefano, imbraccia un fucile a bordo dell'unità della barca Giuria e dà il via alla gara, quindi spara con il fucile a salve ovviamente e parte la gara. Ci dica un po', ecco, magari a beneficio dei telespettatori, tecnicamente come avviene? Prima lei deve verificare oppure c'è chi verifica e poi sì, che sia tutti gli equipaggi siano pronti? Diciamo sì, c'è questa verifica da parte della giuria che l'asset sia correttamente, sia corretto, sia adeguato, il posizionamento dei capitelli e poi appunto quando tutto è pronto si dà il via. Poi può succedere anche che ci sia la falsa partenza, no? Se qualcuno fosse partito un po' prima, in quel caso deve risparare lei per dire che non era valida la partenza. Si interrompe, sì, diciamo che si spara per dare il via e poi un eventuale successivo colpo di fucile interrompe la gara. Sì. Quindi devo stare attento. Bene, comandante, noi le diciamo un buon lavoro, e facciamo i complimenti anche per queste precisazioni, queste informazioni che ha fornito a beneficio dei nostri telespettatori, che sono informazioni interessanti, utili di servizio, ma sono anche curiose sotto certi punti di vista, perché rappresentano anche dei passaggi del palio, come il fatto che comunque il comandante della Capitaneria di Porto, il comandante del porto, certe per parlare in maniera... vanno rispettate, esatto, le tradizioni vanno rispettate, che deve dare il via al palio. Sono importanti. Grazie comandante, ringraziamo il tenente Vascello, il comandante Luigi Buta, comandante della Capitaneria di Porto, un comandante del Circo Mare di Porto Santo Stefano. Sì, grazie ancora. Grazie a lei, grazie comandante. La lasciamo per i suoi impegni e noi passiamo dall'altra parte dello studio a Paolo Bracci, che appunto rappresenta la Pilarella. Pilarella, che è campione in carica, lo so che per Scaramanzia non si può dire, però siete l'equipaggio che chiaramente è stato confermato, l'equipaggio che ha vinto quello del 2019, l'ultima edizione, sotto un solo cambio, ma diciamo il grosso rimane lo stesso equipaggio. Sì, è apparso anche un articolo oggi sul giornale, Pilarella da battere. Chiaro, quando ci abbiamo... diciamo l'albo d'oro dalla parte nostra e quindi l'ultima vittoria, però una vittoria lontana, come dicevo all'inizio, si sono un po' rimischiate le carte, due anni di fermo, se ne parlava anche ora con Alessio, un attimino se ti sei allenato, se hai avuto una certa continuità, se hai avuto una preparazione, ecco, la sconti in senso positivo, cioè probabilmente arriverai al Gavitello nelle condizioni ottimali, ecco, questo la Pirella, cioè, lo può comunque ascrivere a un risultato positivo. Loro non si sono tra virgolette mai fermati, si sono sempre preparati come se ci fosse stato ogni anno il palio, anche se due anni il palio purtroppo non c'è stato. Abbiamo la garanzia a bordo di avere forse credo l'unico equipaggio almeno un palio vittorioso, cioè abbiamo qualcuno che hanno vinto tutti dentro la Pirella. E non è cosa di poco conto questo. Diciamo che c'è probabilmente una freddezza e una capacità di gestire tatticamente e strategicamente la gara, che per chi ha vinto probabilmente c'è questo piccolo vantaggio psicologico che può diventare un grande vantaggio. Sì. Allora, passiamo ad Alessio Alocci, in rappresentanza dell'Erione Fortezza. Alessio, voi siete dati un po', l'ho detto anche la sera della presentazione degli equipaggi, siete un po' l'outsider, Fortezza e Croce possono essere gli outsider. Quanto siete outsider e quanto potete realmente fare quel passo in più per trasformarvi da outsider a grande protagonista?
Beh, c'è da dire che il mio pensiero, questo è un anno da considerare un po' come un anno zero, nel senso che venendo da 2 anni di stop, non dico che se si riparte da zero tutti quanti, però comunque c'è una preparazione che riparte un po' dalla base e soprattutto dagli equipaggi che sono venuti a fermare. Rione Fortezza cosa ha fatto? È ripartita dall'equipaggio del 2019, ha tenuto a bordo 2 elementi per poi andare a cambiare 3 persone. 3 persone a bordo che comunque abbiamo puntato su giovani, giovani sia esordienti ma anche giovani con esperienza, quindi con tutto da dimostrare. In più, per quanto riguarda il lato di preparazione, abbiamo ripreso tra i nostri ranghi Gabriele Rosi, che aveva fatto diversi pali con noi e che vanta anche diversi pali vinti come preparatore, anche soprattutto con la Pilarella, coadiuvato da Fiorenzo Visconti, che anche lui comunque la sua dose di esperienza ce l'ha. Quindi noi abbiamo puntato su questo, giovani, giovani di esperienza e soprattutto esperienza lato preparazione. Gli allenamenti sono andati bene, siamo pronti, c'è grande convinzione di far bene e soprattutto di far bene per rendere felici tutto il popolo fortezzaiolo che in questo momento è qui nel paese e per tutti i fortezzaioli che sono anche fuori al paese in tutte le parti del mondo, chi per lavoro o chi per altre necessitudini, e che naturalmente salutiamo sperando di regalargli una gioia a fine giornata. Bene, allora ringraziamo anche Alessio Alocci. Noi ci fermiamo, break pubblicitario, rientro appunto torneremo a parlare di Palio Marinaro e l'Argentario. Pubblicità. Dal Greco, la storia della cucina d'eccellenza sul molo di Porto Santo Stefano. Dal Greco, dove la raffinatezza e l'eleganza sono tornate a vivere sul molo di Porto Santo Stefano. Dal Greco, il punto d'incontro di specialità di pesce con prestigiosi vini di massima qualità. Dal Greco, per far sì che una semplice cena diventi una serata indimenticabile. In via del Molo 1 a Porto Santo Stefano. Argentario Carburanti è il primo ed unico distributore stradale indipendente dell'Argentario a Porto Santo Stefano in Viale Campone Alto dopo Cantieri Nautici. Lì potrete toccare con mano la convenienza dei prezzi della cosiddetta pompa bianca, sempre concorrenziali, tutti i giorni della settimana. Ma Argentario Carburanti è molto di più. Una moderna ed efficiente area pulizia interna self-service, il lavaggio manuale o a rulli, con acqua trattata per un migliore risultato finale e per preservare la tua autovettura. Argentario Carburanti, molto di più di un rifornimento conveniente. Trattoria, pizzeria, centro sportivo La Rosa. A Porto Santo Stefano. Da Ettore, dove i sapori della qualità si coniugano con alimentari, gastronomia, friggitoria e catering, proprio vicino a casa tua. A Grosseto, Porto Ercole, Porto Santo Stefano, Orbetello, da Ettore. I sapori della qualità che ritrovi anche nel servizio di catering per cerimonie, feste particolari o momenti da ricordare. Con un servizio all'altezza della qualità che propone anche nel servizio a domicilio. Da Ettore, una istituzione dell'Argentario, una bontà dell'Argentario tutta da gustare. Bar Giulia, in via del Molo a Porto Santo Stefano, è dal 1850 un punto d'incontro per turisti e santostefanesi. Con la sua gelateria artigianale o un aperitivo su terrazza a fronte mare. A pranzo poi, il Bar Giulia ti delizia con i suoi carpacci, le focacce, gli sfiziosi panini, tutti preparati con ingredienti di primissima qualità. E a sera il Bar Giulia prepara con il suo team di professionisti drink particolari da gustare, ammirando il piazzale dei Rioni e il suo mare.
Bar Giulia in via del Molo a Porto Santo Stefano. Troviamoci lì. Eccoci tornati in diretta. Allora, siamo in diretta da Porto Santo Stefano. Questa è la 79esima edizione del Palio Marinaro dell'Argentario. E attualmente siamo in diretta su diversi canali. Siamo in diretta sul numero 140 del digitale terrestre, siamo in diretta sul canale numero 813 di TV Sat e siamo in diretta anche sul canale Sky 813-839. Ovviamente siamo anche in diretta streaming su Arezzo TV e siamo in attesa alle 18 di collegarci in diretta anche con RTV 38, canale 10 del digitale terrestre. Già stanno arrivando messaggi da ogni parte d'Italia e del mondo sul profilo, sì, Facebook di Arezzo TV, sì, vero? Esatto. Greta Settimelli, che è direttore di Arezzo TV, ci dice un po' i messaggi che stanno arrivando. Allora, intanto uno ci arriva dall'isola del Giglio, grande zio, ci viene detto forza Filare, forza Fortezza. Oh, a parte gli scherzi, ma è un messaggio vero, però non è che lo abbiamo inventato. Ovviamente salutano Alessio Alocci. Esatto, salutano Alessio Alocci. Mio nipote dall'isola del Giglio. Esatto. No, poi ce ne arriva uno da Houston, Texas, che dice forza Pilarella. Forza Pilarella. Poi ci arrivano da Roma. Da Houston, vorrei dire che ha un valore simbolico, esatto, perché la NASA da Houston alla Luna, da Houston a Porto Santo Stefano, insomma. Esatto. Speriamo di non dovergli rispondere. Abbiamo un problema, per il momento non ce l'abbiamo e quindi poi vabbè, c'è chi ci dice dalla camera da letto, quindi magari ci sta guardando qui. È comodissimo. Assolutamente, ragione. Da Roma, grazie, sono a Roma, sono alla capitale, vi sto guardando. Insomma, tutta una serie di commenti, ricordiamo che insomma, potete commentare dalla nostra pagina e noi magari poi vi facciamo, perché no, anche salutare. Insomma, io sono qui dietro le quinte, pronta a riferire quello che accade. Va bene? Bene, grazie a Greta Settimelli, direttore di Arezzo TV. Intanto ci stiamo godendo queste altre immagini che ci dicono, parliamo un po' dell'evento, non dal punto di vista agonistico, ma proprio dal coinvolgimento emotivo, dai colori. Guardiamo queste immagini, vediamo bambini, ragazzi, adulti, persone mature, ognuno che manifesta con i colori in maniera folcloristica la propria passione per un rione. Carlo Costanzo. Eh sì, giustamente la piazza e lungomare e il molo si cominciano a riempire. Perciò si vedrà sempre più gente, magari naturalmente sempre più del valle, perché siamo tanti noi. Però è già una bella cosa di vedere tutta questa gente, veramente questa è un'emozione forte, veramente i balconi, tutto, vedere tutto. Se pensiamo alla tristezza dei due anni scorsi, 2020 e 2021, era incredibile. Questo 15 agosto avremmo tutti voluto cancellarlo e passare a pie pari al 16. Perché c'era una grande nostalgia. Adesso fortunatamente, guardate, tornano i colori del Palio Marinaro dell'Argentario. Torna lo spettacolo, eccolo, Camerino. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang è tornato. Americo Loffredo, che dal Palazzo Comunale sta appunto parlando ai presenti, dicendo che stanno arrivando i rioni. Paolo Bracci, le tue considerazioni. Sai, lo dico e questo tendo a ripeterlo tutti gli anni che vengo in TV, questo è il nostro carnevale, è anche il modo, come dire, per esprimerci, per dare il meglio, qualche volta il peggio di noi stessi, però questo è il divertente del Palio, non c'è età, non c'è classe sociale, non c'è niente, il Palio da questo punto di vista ci unisce, ci divide perché c'è il campanile dei rioni, ma ci unisce per l'amore del Palio. Ed è bello vedere da qualche giorno prima, anche se io penso che dal momento che vengono riconsegnati i guzzi, quindi il 13 a sera, il 14 forse è il giorno più bello, perché c'è l'entusiasmo dell'aspettativa, no? Come dice la pubblicità, forse è più bello il momento dell'aspettare che non il momento stesso. Ed è bello perché comunque cioè, vedi le persone, ripeto, di ogni età, che si trasformano perché la vedono una festa, la loro festa, la festa del paese, la festa del proprio rione, ed è questa trasfigurazione in bello che fa sì che questo paese diventi gioioso, e questa gioia per noi è il Palio Marinaro a tutti gli effetti.
Paolo, questi intanto sono i Guzzi dall'alto, che guarda che spettacolo, che spettacolo meraviglioso dal drone. Tra poco ovviamente scenderanno in acqua con gli equipaggi. Paolo, a me piace sottolineare un aspetto: il calcio è lo sport più popolare, ma in ogni posto si troverà sempre qualcuno che di calcio non interessa niente. Però il 15 agosto non si troverà mai un santo stefanese che rimane indifferente al palio. Io credo oggi i santo stefanesi che sono qua a Porto Santo Stefano sono uniti da un'unica passione, quella del palio marinaro e l'argentario. Ma vorrei aggiungere qualcosa di più: qualsiasi santo stefanese è in qualsiasi posto del mondo, oggi il cuore lo ha qua in Piazza dei Rioni, lo ha qui nello stadio di Turchese. Questo è un dato certo, sicuro. È così, Paolo? Allora, te lo dimostra il fatto di tanti messaggi. Anche chi, come il nipote di Alessio Stalgiglio, deve dire che è qui. Diciamo, è fisicamente da un'altra parte, ma col cuore e con l'anima è qui. E questo ti fa capire forse la bellezza e l'anima del palio. Io sento ogni tanto anche qualche santo stefanese che ha un approccio laico, ma il palio sì, ma c'è, non c'è. Però in questi ultimi due anni ho visto gente che diceva: ma il palio, se c'è, non c'è, la stessa cosa. L'ho visto che il 15 d'agosto qualcosa gli mancava. Bravo, e poi esatto, Paolo, io credo sia proprio questo. Magari durante i 365 giorni qualcuno può essere un po' più freddo verso il palio, ma il 15 agosto non c'è ragione che tenga, il palio è il palio. Te hai usato una parola che è passione. Se il palio non lo muove la passione, non lo muove niente. E questa è una gara che è nata sulla passione dei santostefanesi. La gara di per sé ormai è diventata tecnica, è diventata quasi uno sport, ed è anche giusto e bello che sia così, perché è evoluta, come tutte le cose deve evolvere, deve avere un futuro. E quindi i pali degli anni 60 e 70 sono completamente diversi a quelli degli anni 80 e 90, e in questi 20 anni abbiamo avuto un'ulteriore evoluzione. È bello che sia così. La passione, poi te lo dico, chi l'ha al 100% e chi l'ha all'1%, ma anche chi ha all'1% quel pezzetto di passione lo detiene. Belle parole di Paolo Bracci. Ascoltiamo Alessio Alocci, le sue considerazioni sul palio marinaro dell'argentario, sullo spirito, sull'essenza, sul significato del palio marinaro dell'argentario, mentre continuiamo ad essere deliziati dalle immagini che ci propone la produzione del palio marinaro dell'argentario, ovvero video news con tutti i colori di questo giorno straordinario, che è il giorno di Ferragosto a Porto Santo Stefano. Alessio Alocci. Carlo e Paolo hanno già detto tutto. Io posso riassumere in tre parole: il palio è passione, il palio è emozione, il palio è vita. Il palio è vita e voglia di vivere, di gioire, di stare insieme. Poi c'è la gara, certo, vincerà solamente uno, gli altri tre, ahimè, purtroppo non festeggeranno, però solamente la voglia di provare, di vivere quelle emozioni. E nei due anni è mancato a tutti. Poi c'è, ritorno sulle parole di Paolo perché mi ha anticipato, c'è chi la vive in maniera molto più passionale tutto l'anno, c'è chi la vive solamente l'ultimo mese, c'è la vive solo chi l'ultimo giorno, però comunque la vive. Oggi 15 agosto non c'è un santo stefanese che non vive questa emozione. Oggi sono con la testa qua, soprattutto quest'anno dopo due anni. Io personalmente, per esempio, nei due anni, io il 15 agosto non sono venuto in piazza, perché non potevo venire in piazza e non vedere e non provare le emozioni del palio. Quindi ho preferito non sto in piazza, perché io lo vivo in maniera molto particolare, avendolo anche fatto, e il mio vivere il palio in quei giorni era non venire qua, perché mi sarebbe mancato qualcosa. Invece quest'anno è una gioia immensa per me e per tutti. Bene, ringraziamo anche Alessio Alocci, così come Paolo Bracci e Carlo Costanzo, per le belle riflessioni che ci hanno fornito sul palio marinaro e l'argentario. Noi ci separiamo ancora da voi per qualche istante per un break pubblicitario, ma poi torniamo in diretta. Mi raccomando, restate con noi, perché il bello deve ancora arrivare.
welcome. Bene, siamo tornati in diretta. Allora, ci sta raggiungendo anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che ringraziamo. Allora, presidente, le chiediamo anche di rimanere un po' di più con noi, un quarto d'ora almeno, perché fra pochi minuti saremo in diretta anche con RTV 38, quindi vorremmo che facesse anche il saluto su, quando saremo in diretta su RTV 38. Se passiamo il microfono al presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Presidente, lei conosce questa manifestazione, lo sappiamo, la conosce benissimo, vorremmo chiedere le sue considerazioni. Ma innanzitutto sono molto contento nel vedere che ogni anno che vengo c'è sempre maggiore partecipazione e soprattutto grande attenzione nei quartieri per quello che è il tifo, per quello che è il senso di identità e d'appartenenza, perché questo dà proprio motivo di vedere tanti ragazzi giovani che attraverso il palio in realtà si attaccano ancora di più alla loro città, si attaccano sempre di più alle tradizioni, si risveglia la curiosità di conoscere la storia straordinaria che caratterizza quello che era una volta lo Stato dei presidi e che ha avuto la sua autonomia fino all'epoca napoleonica, quindi era toscana, ma in realtà da un punto di vista amministrativo eravamo direttamente Spagna. E questo ne ha determinato tradizioni, caratteristiche, cognomi, quindi anche per la conoscenza della nostra regione questa è una realtà molto originale e anche il palio marinaro contribuisce a stimolarne la curiosità. Posso dire per testimonianza diretta che il presidente Eugenio Giani ha questa grande caratteristica e qualità di conoscere di ogni singola zona della regione la propria storia, le proprie tradizioni, anche il perché derivano, come nascono certi eventi come il Palio Marinaro dell'Argentario. Lei ha fatto riferimento che questa zona della Toscana ha una storia davvero particolare dietro di sé, alle spalle, e che ne ha prodotto il risultato che adesso vediamo.
Eh sì, perché quando Cosimo I de' Medici a metà del Cinquecento riunifica vincendo contro il Ducato di Siena la Toscana, gli spagnoli che sono a suo supporto, perché la sua fu una scelta strategica internazionale, le due grandi potenze erano la Spagna e la Francia, Cosimo I de' Medici si allea con Carlo V e quindi con la Spagna, i senesi con i francesi che peraltro avevano al comando dei fiorentini perché era Caterina de' Medici che comandava in Francia, e la scelta fu strategica, Cosimo riesce a vincere e soprattutto nella battaglia di Scannagallo il 2 di agosto del 1554 arriva presto a Siena. Gli spagnoli, che sono quindi i principali alleati, danno il benestare perché a quel punto sotto Cosimo I si unifichi tutta la Toscana e si costituisce il Granducato, ma i luoghi strategici sul mare gli spagnoli dicono dobbiamo organizzarli in modo diverso, e quindi si crea il cosiddetto Stato dei Presidi dal 1559 e durerà per 250 anni, ripeto, arriverà all'età napoleonica, sarà assorbito tutto nell'unica Toscana solo con il congresso di Vienna nel 1815, e per due secoli e mezzo questo Stato dei Presidi, il cui capoluogo era proprio qui a Porto Santo Stefano, la fortezza proprio sotto, al di là dietro le nostre spalle, dove si organizza tutto quello che oggi è il comune di Orbetello fino a Talamone, addirittura sull'isola d'Elba si realizza per lo Stato dei Presidi una fortezza che poi è quella che oggi è il carcere di Portazzurro. E sostanzialmente queste espressioni dell'impero spagnolo, quello che allora era il più potente in Europa, l'impero su cui non tramontava mai il sole, dirà Carlo V, perché avevano il controllo, diciamo, oltreoceano dei paesi che erano stati scoperti da Cristoforo Colombo e che davano tanta ricchezza, si portava l'oro dall'America, ecco che questo impero, che è potentissimo, in realtà assicura un'autonomia che è quella su cui poi Monte Argentario cresce, Porto Santo Stefano. D'altro canto, nella conquista di Firenze del Ducato di Siena, un altro ruolo importantissimo l'aveva già svolto la battaglia di Portercole, che è talmente importante da essere illustrata nel Salone del Cinquecento in Palazzo Vecchio. Fra i sei affreschi del salone più importante della Toscana vi è, accanto a Pisa, a Livorno, vi è a Siena, vi è proprio Portercole, proprio a ricordo di quella battaglia. Presidente, lei è stato talmente abile, nonché bravo, anche di saper citare adeguatamente Porto Ercole, che sappiamo fa parte dello stesso comune di Porto Santo Stefano, che è il comune di Montargentario, comune atipico perché non ha un capoluogo specifico, si chiama comune di Montargentario con due località, Porto Santo Stefano e Porto Ercole, che come avviene in Toscana, lei sa benissimo, sono anche divisi da un fiero campanile. Questo fa parte anche questo della tradizione della nostra regione. E lei sta dicendo una cosa molto interessante. In Toscana su 273 comuni vi sono solo tre comuni il cui nome del comune è diverso da quello dei paesi, e sono Argentario, il Monte Argentario, i paesi in realtà poi sono Porto Santo Stefano, Porto Ercole, poi vi è il comune di Vernio, che non esiste come paese perché il capoluogo è San Quirico di Vernio, ma poi c'è Sant'Ippolito, Montepiano, anche lì era per lo stesso motivo dell'Argentario, era una contea, anche quella arrivata in modo autonomo alla età napoleonica, e quindi un nome era la contea di Vernio, e poi c'erano i singoli paesi. E poi c'è il comune più a nord della Toscana, il comune di Zeri in Lunigiana, dove non esiste un paese che si chiama Zeri, ma Zeri è invece l'associazione dei vari comuni, dei vari paesi, ma sono tre casi in Toscana e basta. Davvero, grazie Presidente anche per queste curiosità. Presidente, questo è il Palio che torna dopo la pandemia, che considerazioni può fare? Ma che è bellissimo vedere questo spirito di ripresa. Io notavo che dai dati che anche l'IRPET, il nostro istituto di programmazione economica, ci ha dato, il turismo sta andando alla grande in Toscana. Devo dire che siamo la regione che forse ha una spinta maggiore, e nell'economia nazionale non dimentichiamo che i dati forniti dalla Banca d'Italia portano a vedere l'Italia con il 3,4% nei primi sei mesi dell'anno la nazione europea che sta spingendo di più della Francia e della Germania. La Toscana contribuisce a questa crescita del PIL e sta contribuendo molto con il turismo.
e quindi io sono molto orgoglioso nel vedere qua a Porto Santo Stefano tutta questa gente, tutto questo entusiasmo. Del resto... Guardi Presidente, commenti queste immagini, c'è voglia di fare festa finalmente. C'è voglia di fare festa, c'è voglia. E poi Porto Santo Stefano, non dimentichiamoci, è un altro primato. I porti in Toscana sono organizzati con autorità nazionali, vale per quello di Livorno e Piombino, vale per quello di Marina di Carrara, sono autorità portuali nazionali, c'è un'unica autorità portuale regionale che gestisce Viareggio, Marina di Campo, ma contemporaneamente il Giglio, ma contemporaneamente Porto Santo Stefano, e fra i quattro porti dell'autorità regionale questo è quello più importante. Quindi io guardo anche con orgoglio questa grande attenzione sul lungomare al porto di Porto Santo Stefano. Presidente, noi la ringraziamo, ma le chiediamo ancora di rimanere perché attualmente siamo in diretta sul canale 813 di TV Sat, sul canale sempre 813 di Sky, sul canale 839 di Sky, sul 140 del digitale terrestre, su tanti network, social network. Tra poco saremo in diretta anche su RTV38. Le chiediamo di rimanere pochi minuti, 5 minuti. 5 minuti. Allora Greta torna dopo, Presidente. Allora l'aspettiamo dopo. Grazie a lei. Siamo, se vuole, mancano pochi minuti e si collega a RTV38. Proprio due minuti. Diglielo a dottor Zambelli. Due minuti e glielo ridiamo. Promesso. Allora, chiedo lumi alla regia. Perché fra poco dovremo staccare un attimo, manca 3 minuti al collegamento con RTV38. Questo intanto è il rione Croce, guardate. Intanto Paolo, intanto se vuoi ci sono i saluti da Civitavecchia, se vuoi li leggiamo. Civitavecchia, anche da Civitavecchia, bene, quindi vicini e lontani. Questo è il rione Croce, passiamo sempre il Presidente. Guarda, io mi eccito Croce, perché rione Croce per me sono tutti uguali i rioni, però questo ha i colori bianchi e rossi della Toscana. Bravo. Deve sapere che il parroco Don Sandro Lusini, che sicuramente ci starà seguendo, è stato intervistato pochi giorni fa da questo signore, da Carlo Costanzo. Ha detto: siccome te sei il sacerdote, il parroco, sicuramente ti farai per la croce in maniera giusta. Il parroco ha risposto: io l'unica croce che risponde, a cui sono fedele, è quella di Cristo. Mi sembra che sia stata l'espressione più corretta da parte sua. Detto questo, dentro il suo cuore però magari è proprio per quella croce dai colori bianchi e rossi. Questo intanto è Remo Cedroni, ex giocatore, ex allenatore dell'Argentario, perché anche il calcio ha una componente particolare, importante, in questo. Ma il rione Croce avrà il suo gemellaggio con la giraffa a Siena, domani si corre il palio, anche loro sono bianchi e rossi. Allora Presidente, ci separiamo un attimo, parte la sigla e poi ci fa il saluto in diretta da RTV38 e lo liberiamo, ok? Thank you.
Gentili telespettatori, buon Ferragosto da Porto Santo Stefano. Siamo sull'Argentario, dove con grande emozione torniamo ad abbracciare il pubblico che ama il Palio Marinaro e l'Argentario, che torna dopo la pandemia. L'ultima edizione è stata disputata il 15 agosto 2019, adesso in un clima di immensa festa, come vi stanno testimoniando le immagini. Siamo in attesa del Palio Marinaro e l'Argentario, che prenderà il via alle ore 19.15. Siamo in diretta su varie televisioni. Salutiamo RTV 38, i telespettatori di RTV 38. Iniziamo questa diretta con il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Presidente, siamo in un clima di grande festa. Avevamo tanta voglia, avevamo una voglia immensa di tornare ad assaporare le grandi manifestazioni che accompagnano la nostra vita. Questo è il Palio Marinaro e l'Argentario. Il suo saluto, presidente, ha un valore simbolico estremamente elevato per il ritorno di questa manifestazione straordinaria, giunta alla 79esima edizione. Ma questa è una delle manifestazioni storiche più significative della Toscana. Non dimentichiamoci che nel 1991, quando si costituì la Federazione Italiana Giochi Storici, fra quelle federazioni vi era come, diciamo, caratterizzazione delle principali e più storiche manifestazioni anche il Palio Marinaro dell'Argentario. Quindi è una delle manifestazioni italiane più seguite, ha un giorno particolare appunto per Ferragosto, e quindi buon Ferragosto a tutti. Oggi l'Argentario è capoluogo della Toscana attraverso questo suo momento, che poi illustra questa vocazione toscana alla cultura, alle rievocazioni, alla storia. E lo sappiamo, siamo in un luogo che ha avuto anche una storia molto originale e particolare, perché l'Argentario era parte dello Stato dei Presidi, che aveva un'autonomia rispetto al Granducato, riprendeva totalmente dalla Spagna. Questo è avvenuto per 2 secoli e mezzo, e quindi Porto Santo Stefano era una piccola capitale, da qui anche una radice alle tradizioni che gli dà un senso particolarmente partecipato e sentito dalla gente, come oggi vediamo. Presidente, un'ultima battuta, poi la lasciamo perché la stanno reclamando in comune, dentro il palazzo comunale. La bellezza dell'Argentario, la Toscana è meravigliosa, tutta, ma diciamolo, guardate, quando vediamo qualcosa del genere, questa è realtà, non è finzione, questa è la bellezza del mare dell'Argentario e di Porto Santo Stefano. La Toscana è la regione più attrattiva e quindi più amata anche fuori Italia e in tutto il mondo, ma lo è proprio perché riesce a avere le 273 perle, sono i 273 comuni, ognuno con qualcosa di unico, di originale, e lo vediamo oggi con un calore e un rapporto umano rispetto alle proprie tradizioni, che dà il senso di come l'Argentario sia terra privilegiata di Toscana. Noi ringraziamo il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, per essere stato con noi, per essersi trattenuto anche oltre il tempo che doveva trattenersi perché lo reclamano in comune. Ringrazio il dottor Massimo Sandrelli, che è dietro, lo so, non vuole essere salutato, ma lo salutiamo perché è sempre prezioso. Grazie presidente, e si diverta, e si diverta. Ma soprattutto è importante che si divertano tutte le persone che ci sono e i turisti ritornino, perché ci danno proprio il contributo a vedere dalla Toscana un motore per far ripartire tutta l'Italia. Grazie Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, che ci saluta mentre continuiamo a vedere la grande festa di Porto Santo Stefano con il Rione Fortezza. E adesso passo a presentare gli amici che ci terranno compagnia per questa diretta, che arriverà direttamente all'inizio del palio, fissata alle ore 19.15. Guardate che festa meravigliosa, era dal 2019 che non lo vedevamo. Ricordiamo che la produzione è promossa da Arezzo TV con Video News, che è la società appunto che realizza il Palio Marinaro e l'Argentario per le riprese. Questo intanto è il Rione Fortezza con il capitano Flavio Wonger. Allora, a farci compagnia ci sono alla mia destra Carlo Costanzo, detto Ninnarello, che rappresenta il Rione Valle. Valle de Best. Poi a fianco fra me e Carlo Ninnarello abbiamo per il Rione Croce Cristiano Anichini, detto Cuccitella, giusto, perché qua a Porto Santo Stefano il soprannome è un valore aggiunto. E certo, io sono orgoglioso del mio soprannome e orgoglioso di questa festa. Buon Palio a tutti, buon Ferragosto, forza Croce. Grazie Cristiano. Paolo Bracci per la Pilarella, campione in carica, ha vinto l'ultima edizione del 2019.
E sempre per scaramanzia dico buon palio a tutti, anche se noi dovremmo essere favoriti, mai dire che siamo i favoriti. Buon palio a tutti e grazie. Finalmente questa bellissima esplosione di colori fa ritornare vivo il 15 agosto ad Argentario. Grazie Paolo Bracci per la fortezza. Arriva Alessio Alocci. Alocci, prendi il microfono nel momento idoneo, perché le immagini ci stanno proprio testimoniando la sfilata del Rione Fortezza, come ricorda Amerigo Loffredo dal Palazzo Comunale. Fortezza, colori fantastici, splendidi, siamo pronti, abbiamo visto adesso le immagini bellissime. E niente, oltre a dire al mio amico Paolo che la Pilarella è favorita, io faccio qualcosa in più, gli faccio i complimenti per questa vittoria già presa. Qui c'è il gioco, tutta la scaramanzia possibile, già presa con 17 secondi sul secondo, così. Purtroppo non si possono fare gesti in televisione perché sarebbero contro il pubblico, allora lasciamo perdere. Io ricordo che nel 2019 Paolo pianse in diretta perché giustamente. Allora lo diciamo a beneficio dei telespettatori di RTV 38, Carlo Costanzo, equipaggio giovane, ma voi avete una icona del palio come Gabriele Solari che vi ha allenato il vostro equipaggio, però diciamolo, sembrate indietro sembriamo indietro rispetto agli altri. Diciamo rispetto all'altro siamo più giovani, abbiamo meno potenzialità, però col mare in queste condizioni, se il nostro Gabriele Rosi, Gabriele Boria, diciamo Solari, ha messo nel motore il motore giusto, ce la giochiamo anche noi con questo tipo di mare, col mare mosso eravamo in difficoltà, col mare calmo diventa tutto una cosa particolare. Il mare sembra calmo malgrado una sciroccata irrequieta, qui all'Argentario c'è un clima tutto particolare. C'è ancora tempo, un'ora, poi vediamo se il campo di regata è questo, diciamo che il Valle potrebbe rientrare in pista. Potrebbe rientrare in pista il Valle. Cristiano, Anichini, Cuccitella, allora la croce, la tua croce cosa potrà fare? Ma la mia croce sicuramente non sfigurerà perché è un equipaggio esperto non vuol dire vecchio, quindi al timoniere abbiamo una garanzia come Corrado, e io penso che da quello che vedo Corrado è Fanciulli, Corrado detto lo speciale, detto lo speciale, anche lui il soprannome speciale. Tutti a Santo Stefano hanno il soprannome, diciamo, e se non ce l'hanno te lo trovano e quando te lo trovano è il tuo. Senti, ma lo speziale ha grande esperienza. Lo speziale ha grande esperienza, sì, ha grande esperienza. Io penso che il campo di gara, non lo so, io non sono un marinaio, però le acque sono gonfie, i cavitelli sono sommersi e non credo che non ci siano correnti. Penso che qualche corrente un po' vigliacca ci sia, vediamo. Io penso che la croce faccia un bel palio, non parte da favorita, ma noi siamo crociaioli, anche se fossimo favoriti non lo diremmo mai. Allora, Cristiano Anichini Cuccinella ha detto sembra calmo, mentre Carlo Costanzo Ninarello dice mare calmo, ma Cristiano Anichini ha detto secondo me c'è qualche corrente. Quanto potrebbe incidere, lo chiedo a Paolo Bracci, anche il sorteggio dei cavitelli? Si sa, si dice, o quantomeno si diceva, che il quarto cavitello è quello un po' più complicato, poi in realtà hanno vinto ci avete vinto voi da Pilarella al quarto cavitello, quindi come sarà? Diciamo stamattina sembrava volgere al peggio, adesso noi incrociamo le dita perché poi tutto può cambiare in pochi istanti, però le condizioni del mare sembrano davvero ottimali. Allora, il mare è sempre imprevedibile, giustamente, giusto dire che comunque quando ci sono le correnti le cose possono cambiare. Se ci fosse stato mare le cose sarebbero cambiate anche sull'estrazione del cavitello. E queste condizioni, fermo restando la prossima ora, rimangano così, non credo che ci siano grandi differenze dall'1 al quarto. Ci dicono scirocco, il rafforzo si vede dalle bandiere in fine serata, però lo scirocco da noi non siamo sul lato di Portecole, quindi a noi incide relativamente. Se le condizioni sono così, come dicevo nella prima parte, vedremo un bel palio. Vedremo un bel palio, dice Paolo Bracci, che ovviamente si è tenuto
a distanza, ha tenuto a distanza il peso dell'essere favorito, perché questo è quello che tutti vogliono per la Pilarella, ma noi lo diciamo. Alessio Alocci per la Fortezza. Allora, il vostro rione, prima hai detto, vorrei che lo sottolineassi, che anche voi avete, io ho detto prima sempre, ho rimarcato il ruolo di Gabriele Solari nel Valle, ma voi avete Gabriele Rosi e Fiorenzo Visconti, altre due icone che hanno fatto la storia del Palio Mariano dell'Argentario, come ha giustamente sottolineato il capitano Flavio Wonger la sera della presentazione dell'equipaggio, e dopo che avrà parlato Alessio Alocci, lo dico a beneficio della regia, manderemo in onda il servizio proprio sulla presentazione degli equipaggi che si è svolta il 13 agosto. Allora, Alessio Alocci, questa Fortezza dove cosa potrà fare? Allora, la Fortezza potrà fare sicuramente un gran palio. Come dicevo prima, anticipato, abbiamo tenuto due elementi dall'ultimo palio fatto nel 2019 e abbiamo cambiato invece altri tre elementi nel corso di quest'anno, anche perché negli ultimi due anni non si sapeva bene fino all'ultimo momento se si potesse fare questo palio o no. Comunque abbiamo optato per una linea di giovani, ma giovani con esperienza, quindi abbiamo sì un esordiente, però abbiamo anche altre persone che hanno vinto pali, altri ragazzi che hanno vinto pali, hanno fatto diversi pali, e poi come ciliegina, diciamo, ci siamo tenuti un po' l'esperienza più grande a terra, con Gabriele Rosi e Fiorenzo Visconti coadiuvati poi da tutto il rione che dietro con lo staff aiuta nella preparazione. Quindi ora manca poco, un'ora circa, le condizioni del mare sono buone, quindi non, sicuramente non ci sarà onda, vento di scirocco da sud, quindi mare calmo, l'unico punto, diciamo, d'attenzione può essere il vento e le correnti, perché a largo, nei cavitelli a largo, può essere il vento o la corrente che anche improvvisa ti può spostare o ti può, come si dice qui, un po' scarrocciare e farti perdere un po' quello che può essere la girata. Bene, grazie ad Alessio Alocci. Questi intanto sono i guzzi dall'alto che tra poco scenderanno in acqua. Ci stanno arrivando tantissimi messaggi da ogni parte d'Italia e del mondo, tra cui Antonio Caroni che ci saluta dal lago di Como, lui è uno degli arbitri che negli anni scorsi era qua con noi, quest'anno non è potuto essere presente a Porto Santo Stefano ma ci sta seguendo dal lago di Como. E siamo davvero sommersi da una marea multicolore, multigenerazionale, multipopolare, Cristiano Anichini, qui davvero, cioè, ci sono giovani, bambini, adulti, persone mature, uomini, donne, chiunque, non manca nessuno e tutti vogliono fare festa, tutti vogliono fare festa al Palio Marinaro dell'Argentario. Ma sì, c'era veramente voglia di festa e si vede proprio oggi, tantissima gente. Un gran successo popolare, colorato, caciarone, disorganizzato ma bellissimo, una disorganizzazione meravigliosa. Io lo disorganizzazione, un complimento deve essere. Intesa come spontaneità, come, sì, qui c'è la spontaneità, ecco, più spontaneità assoluta, è più bello, più spontaneità, qui c'è la spontaneità. Veramente, io quest'anno poi l'ho vissuto dall'altra parte del paese, perché io lo vivevo sempre alla Pilarella. Dove avevi il bar prima? Sempre il bar, adesso ce l'hai al adesso Valle. Adesso ce l'ho al Valle, quindi l'ho visto da tutte e due le parti, veramente bello, molto bello. Allora, amici telespettatori, in questa festa meravigliosa noi vi proponiamo il servizio della presentazione degli equipaggi, andata in scena al Piazzale dei Rioni, da dove stiamo trasmettendo due sere fa, la sera del 13 agosto, come tradizione, presentazione degli equipaggi, mentre si continua a fare grande festa, vediamo com'è andata la presentazione degli equipaggi. Il Rione Valle, che gareggerà con il guzzo grecale, avrà come timoniere Simone Terramoccia, il primo reme Andrea Benedetti, il secondo reme Andrea Cerulli, il terzo reme Alessandro Benedetti, il quarto reme Samuele Rossi, il capitano del Valle è Luca Landini. Il rione Fortezza, che gareggerà con il guzzo maestrale, ha come timoniere Alessio Ferraro, il primo reme Andrea Benedetti, il secondo reme
Domenico Ferraro, il terzo reme Lorenzo Perillo, il quarto reme Riccardo Rosi, il capitano del Rione Fortezza è Flavio Wonger, il Rione Croce che gareggerà con il Guzzo Libeccio propone il seguente equipaggio: timoniere l'esperto Corrado Fanciulli, primo reme Francesco Landini, secondo reme Massimiliano Terramoccia, terzo reme Luca Casalini, quarto reme Federico Capitani, il capitano della Croce è Pierluigi Schiavi. E poi arriviamo al Rione Pilarella, il Rione Campione, gareggerà con il Guzzo Scirocco. L'equipaggio del Rione Pilarella è composto dal timoniere Alessio Bausani, il primo reme Lorenzo Benedetti, il secondo reme Gianmarco Russo, il terzo reme Dino Pari, il quarto reme Alessandro Landini, il capitano della Pilarella è Pietro Solari. Con il ritorno del Palio Marinaro dell'Argentario è tornata anche la tradizionale presentazione degli equipaggi. La sera del 13 agosto di fronte al Palazzo Comunale sono stati presentati al popolo del Palio, al popolo di Porto Santo Stefano, i quattro equipaggi. Come al solito c'è stata cautela da parte di tutti. Hanno manifestato un certo ottimismo, ovviamente la volontà di fare il massimo risultato, che sappiamo è la vittoria, perché il Palio Marinaro dell'Argentario non è una gara olimpica dove contano anche i piazzamenti. Al Palio Marinaro dell'Argentario, diciamolo, conta soltanto chi vince. Chi vince è il campione, gli altri tre dovranno pensare ai prossimi 365 giorni. La presentazione comunque, come al solito, come era nelle tradizioni prima dell'interruzione del Covid, ha richiamato un grande pubblico acceso, sostenitore dei propri rioni, ha fatto sentire il proprio calore, ha fischiato anche i rioni che non gli piacciono, ma poi tutti sul palco davvero hanno espresso con grande chiarezza, con grande anche competenza e capacità delle reali forze, quello che si aspettano il 15 agosto, quello che si aspettano alla 79esima edizione del Palio Marinaro dell'Argentario. E allora, dopo il bando di sfida fatto dai tre rioni e raccolto da Pietro Solari, capitano del Rione Pilarella, che è il campione in carica perché ha vinto l'ultima edizione, quella disputata il 15 agosto 2019, adesso, cari amici telespettatori, può tornare il Palio Marinaro dell'Argentario. È il 15 agosto 2022 e il Palio può tornare a vivere ed a correre. Dal Greco, la storia della cucina d'eccellenza sul molo di Porto Santo Stefano. Dal Greco, dove la raffinatezza e l'eleganza sono tornate a vivere sul molo di Porto Santo Stefano. Dal Greco, il punto d'incontro di specialità di pesce con prestigiosi vini di massima qualità. Dal Greco, per far sì che una semplice cena diventi una serata indimenticabile. In via del Molo 1 a Porto Santo Stefano. Argentario Carburanti è il primo ed unico distributore stradale indipendente dell'Argentario a Porto Santo Stefano in via del Campone Alto dopo i cantieri nautici. Lì potrete toccare con mano la convenienza dei prezzi della cosiddetta pompa bianca, sempre concorrenziali, tutti i giorni della settimana. Ma Argentario Carburanti è molto di più: una moderna ed efficiente area pulizia interna self-service, il lavaggio manuale o a rulli, con acqua trattata per un migliore risultato finale e per preservare la tua autovettura. Argentario Carburanti, molto di più di un rifornimento conveniente. Trattoria, pizzeria, centro sportivo La Rosa. A Porto Santo Stefano.
da Ettore, dove i sapori della qualità si coniugano con alimentari, gastronomia, friggitoria e catering proprio vicino a casa tua. A Grosseto, Porto Ercole, Porto Santo Stefano, Orbetello, da Ettore, i sapori della qualità che ritrovi anche nel servizio di catering per cerimonie, feste particolari o momenti da ricordare, con un servizio all'altezza della qualità che propone anche nel servizio a domicilio. Da Ettore, una istituzione dell'Argentario, una bontà dell'Argentario tutta da gustare. Bar Giulia, in via del Molo a Porto Santo Stefano, è dal 1850 un punto d'incontro per turisti e santostefanesi, con la sua gelateria artigianale o un aperitivo sulla terrazza a fronte mare. A pranzo poi, il Bar Giulia ti delizia con i suoi carpacci, le focacce, gli sfiziosi panini, tutti preparati con ingredienti di primissima qualità. E a sera il Bar Giulia prepara con il suo team di professionisti drink particolari da gustare, ammirando il piazzale dei Rioni e il suo mare. Bar Giulia, in via del Molo a Porto Santo Stefano. Troviamoci lì. Eccoci tornati in diretta da Porto Santo Stefano, dove stiamo trasmettendo la 79esima edizione del Palio Marinaro dell'Argentario, che torna dopo la pandemia in un clima di festa straordinaria, meravigliosa. C'è davvero un'atmosfera straordinaria. Noi siamo in diretta su RTV 38 e su tante altre piattaforme televisive e anche sul web. Stiamo riscontrando dei numeri incredibili, perché stanno arrivando messaggi da ogni zona d'Italia e del mondo, tra cui anche da Castiglione della Pescaia, dove Enrico Giovannelli faranno il palio domenica prossima, e dicono: è stupendo vedere la festa che c'è a Porto Santo Stefano. Allora, Carlo Costanzo, tra poco ci sarà l'estrazione dei Gavitelli. Hai una preferenza? Ma no, preferenza, da qui si vede male, sicuramente fuori qualche roba di corrente ci sarà. Ora poi vedranno, diciamo, i timonieri che andranno a vedere con le barche laggiù se c'è corrente. Sicuramente su qualcuno c'è più corrente che dall'altro, e questo sicuramente sarà un vantaggio o uno svantaggio, però sotto a chi tocca. Allora, sotto a chi tocca, non si può fare niente, il sorteggio è il sorteggio. Cristiano Anichini, voi magari vi piacerebbe essere un po' più vicini dove sono i tifosi della Croce? Ma no Paolo, perché alla fine vicino ai tifosi della Croce vuol dire anche vicino ai tifosi del Valle. Loro poi sono di più e quindi la fanno da padroni. Corrado ha vinto quasi sempre all'1, ha vinto anche al 2 mi pare, non mi vorrei sbagliare. Io poi sinceramente ogni volta che speravo in un Gavitello e magari mi toccava non vincevamo mai, quindi fatalità, sono fatalista, se devo andare bene va bene, non sono in grado di poter scegliere un Gavitello oggi. Bene, grazie Cristiano Anichini. Qui intanto vediamo le forze dell'ordine, che ringraziamo per lo splendido lavoro che riescono a realizzare anche oggi, grazie a tutte le forze dell'ordine. Paolo Bracci, parlavamo dei Gavitelli, estrazione dei Gavitelli. Poi c'è l'uno che sarebbe la vostra corsia, diciamo, perfetta, perché siete proprio a fianco ai sostenitori della Pilarella. Diciamo che la bellezza di poter gareggiare sul primo per noi è avere anche il tifo del Molo che si sente maggiormente. Però come abbiamo visto negli anni passati, l'importante è la bella gara, quindi il Gavitello è sì importante. Il momento dell'estrazione è sempre un momento molto particolare, sentito, che dà coraggio e scoraggia. Però con queste condizioni, se ne parlava con Alessio e poi di tutti noi, è l'unico che ha fatto il palio, quindi noi siamo stati sempre dall'altra parte della barricata, lui è stato sul Guzzo, quindi sa benissimo quale qualche volta le condizioni giuste, sa benissimo qual è il discorso da tenere in considerazione. Quindi forse in queste condizioni, ripeto, il primo e il quarto sono relativi. Certo che se la corrente cambia, la capacità del timoniere di correggere e di saper prendere bene il Gavitello, soprattutto a questo punto quello a largo, è fondamentale.
Alessio Alocci, allora te che hai fatto il palio, hai corso il palio, quanto conta in queste condizioni il gravitello? È ininfluente oppure può avere un peso? Allora, prima volevo salutare un mio amico Davide che mi scrive dalla Grecia, anche lui sta vivendo dei momenti brutti per non essere qui, quindi lo saluto con affetto. Per quanto riguarda gravitello, diciamo che il grosso è che, sperando che non ci sia mare, e ovviamente con le condizioni adesso il mare, le onde non ci saranno, con la calma è tutto un po' regolarizzato, i gravitelli secondo me non sono tanto influenti. Come dicevo prima, l'unica cosa è stare attenti un po' alle correnti, quindi il timoniere ora, appena scenderà in acqua, la prima cosa da fare è un po' quella di, sì, fare un riscaldamento solito per i ragazzi, però verificare quali sono le condizioni di corrente o di vento che ci sono nei gavitelli al largo. Vedendo le bandiere sembra anche che il vento sia un po' calato, però comunque ancora mancano 45 minuti e il vento può cambiare da un momento all'altro, quindi l'unica incognita è un po' la possibilità di avere delle correnti che ti spostano, però lì è la bravura del timoniere, la bravura dell'equipaggio a sopraffare eventuali mancanze che ti può dare la corrente. Poi l'equipaggio, se un equipaggio è forte sia fisicamente che mentalmente, non ha problemi, non si sente scoraggiato al primo o né al quarto. Se ogni persona a bordo è consapevole delle proprie possibilità, quando si fa l'estrazione del guzzo non c'è problema, perché si va lì con una certa testa. Bene, ringraziamo Alessio Alocci. Allora, ancora due battute prima di andare in pubblicità. Alessio prima ci ha detto che stanno arrivando messaggi dalla Grecia. Allora, stanno arrivando messaggi da ogni parte Italia del mondo, da vicino e da lontano, da Sardegna, Monaco, da Monte Carlo, Maurizio Capitani. Anche Maurizio, che ha mandato anche una foto per ricordarci un episodio spiacevole a noi pilarellai. Allora, da vicino mi arrivano anche messaggi dal bar del Corso di Orbetello con Silvia, Marco, Salvatore, Valentina, ma arrivano messaggi da Giampaolo Alocci, anche da Bergen, dalla Norvegia, ma il record finora ce lo dice Carlo Costanzo, perché arrivano messaggi addirittura da dove? Da Singapore, il fratello pesante del grande nostro capitano, il Baba, ha vinto la magica Coppa d'Oro, ci stanno seguendo, lì sarà notte sicuramente a Singapore, ci stanno seguendo in diretta. Ma anche dall'Argentina, anche dall'Argentina. Okay. Poi salutiamo tutti i marittimi che sono fuori, certo. Che poi se non li salutiamo si arrabbiano. C'è da fare anche un saluto soprattutto a quelli che, pur essendo a Santo Stefano, per causa Covid sono rimasti in casa e grazie alla televisione bravo. Riescono a vederlo. Allora, Paolo mi ha dato lo spunto, non per il Covid, ma siccome deve stare a casa per motivi di diciamo che ha avuto un intervento chirurgico, allora Emi Di Maggio mi fa presente che vorrebbe salutare, non lo salutiamo, Michele Giovani, detto Cicchetto, che ha disputato 38 pali, ne ha vinti 19, due coppe d'oro, ha avuto un intervento chirurgico e ci sta seguendo da casa, ma noi salutiamo il grande Michele Giovani, detto Cicchetto, gli facciamo un grosso saluto! Grande Michele, mitico timoniere della nostra Coppa d'Oro. Ha vinto la Coppa d'Oro con la croce e col Valle, anche col Valle, dice Rinarello. Posso ricordare una persona a nome penso di tutti i santostefanesi? In questi giorni è mancato Vittorio Alocci, il fornaio è poco definirlo il fornaio, è per identificarlo, è veramente una persona unica che ha dedicato tutta la vita al lavoro, che ha fatto quello che voleva, cioè lavorare. Io penso che non c'è un santo stefanese che non abbia versato una lacrima o si sia emozionato alla notizia della mancanza di Vittorio Alocci. Io veramente gli farei un applauso a nome di tutti i santo stefanesi. Facciamo un applauso a Vittorio Alocci, persona amata da tutti. Ci è venuto a mancare in qualche mese fa il grande Renato Terramoccia, capitano del Rione Valle e nonno del nostro timoniere. Facciamo un applauso anche a lui.
Allora, ci fermiamo per la pubblicità mentre vedo che c'è grande movimento intorno a Guzzi. Tra poco torneremo a vedere, probabilmente è il momento, tra poco i Guzzi andranno in acqua mentre è girato il vento improvvisamente. Linea alla pubblicità e poi torniamo in diretta. Eccoci tornati in diretta da Porto Santo Stefano, cari amici telespettatori, è il 15 agosto 2022, questo è il Palio Marinaro dell'Argentario, edizione numero 79, ha un coinvolgimento incredibile il Palio Marinaro dell'Argentario, guardate, queste sono immagini che parlano da sole, immagini meravigliose, straordinarie, avevamo nostalgia di questo clima, di questa atmosfera, di questa spensieratezza, di questa voglia di fare festa, guardate, ognuno esprime la propria gioia come vuole, ma anche da chi ci sta seguendo da casa, da lontano, ci sta scrivendo Luca Peroni, sono in Sardegna, vi saluto, un grande saluto a Ninnarello, e poi ci scrive Angela Vaiani, dice vi seguiamo in diretta dal Bugia, Irene Magalotti dice vi stiamo seguendo, un saluto al marito Simone, a tutto l'equipaggio del Musa che si trovano in Sardegna, insomma è l'occasione per salutare tutti. Microfono, prego. Ci saluta anche Romina Capitani della Croce, però amica mia. Ma è lo stesso, dal Piemonte, c'ha il cuore spezzato per non essere qua e voleva salutare. Hai fatto bene a dirlo, vogliamo ricordare anche una persona che non c'è più, che diciamo dipingeva sempre, è lo storico colui che insomma ha dipinto il drappo per tante volte, ovvero
Elio Loffredo, vogliamo ricordarlo, Paolo Bracci. Ma Elio per noi è, non è una persona normale, più del personaggio è un monumento del Rione Pilarella, vogatore, grande pittore di drappi, è uno che ha avuto grande passione e ha amato il palio in tutte le sue forme, vivendolo sia a bordo sia a terra, e ha dato tanto Elio, e bisogna ringraziare per quello che ha fatto, e credo che oggi da lassù, perché lui è lassù, sarà contento e godrà di questo bellissimo spettacolo. Sicuramente, sicuramente. Questo intanto abbiamo visto la fortezza che è scesa in acqua, guardate che festa. Ricordiamo che quest'anno il drappo del palio è disegnato da Luigina Loffredo, il tema del drappo, oltre alla tradizionale Madonna dell'Assunta, vede anche la celebrazione dei 200 anni della morte di Raffaello Sanzio e dei 700 anni della morte di Dante Alighieri. Guardate che festa, questa è la fortezza Alessio Alocci, c'è una festa incredibile, la fortezza saluta così l'ingresso in acqua del vostro equipaggio. Eh sì, sono passati sotto la curva, una piccola porzione ce la siamo conquistata a suon di vittorie, e quando passiamo con i fumogeni qualcuno casca, ma... qualcuno casca, però è festa anche quando si casca, bellissima quell'immagine, mamma mia che meraviglia. E manca, e manca ancora più di mezz'ora, amici telespettatori, manca ancora più di mezz'ora, guardate che cosa sta succedendo, incredibile, allo stadio del Turchese o allo stadio di Turchese di Porto Santo Stefano. Noi diamo la linea alla pubblicità, ancora ad uno stacco pubblicitario, perché ovviamente gli amici sponsor sono fondamentali per la messa in onda, in diretta, di questo evento straordinario che è Palio Marinaro e l'Argentario. Vogliamo mandare gli sponsor, anche perché quando c'è il via si parte e non si ferma, nessuno ci ferma più la diretta. Quindi linea alla regia per la pubblicità, torniamo tra poco in diretta. In una location mozzafiato direttamente sul mare della Costa d'Argento, in località La Soda a Porto Santo Stefano, ecco il ristorante I Due Pini, unico e inimitabile per la sua posizione e la sua cucina di grande professionalità. Se poi cerchi un pranzo o una cena di pesce, quel profumo di mare da farsi ricordare con un servizio di prim'ordine, il ristorante I Due Pini risponde a questi requisiti. Lo sciabordio delle onde, il gusto di fresco e genuino, un tramonto sul mare dell'Argentario, ecco il mix che puoi trovare solo ed esclusivamente al ristorante I Due Pini, in località La Soda a Porto Santo Stefano. Artbit è creatività all'Argentario. La nuova sede a Porto Santo Stefano in piazza Facchinetti 5 è la base per i progetti pubblicitari per tutti i professionisti e attività, dal biglietto da visita al manifesto, passando ad adesivi di ogni dimensione. La sezione web guida il cliente con la realizzazione di siti web, newsletter, campagne e social. Artbit è presente online al sito www.artbitstudio.it, oltre agli account Facebook e Instagram sempre aggiornati. Artbit, nella nuova sede di Piazza Facchinetti 5 a Porto Santo Stefano. Argentario Carburanti è il primo ed unico distributore stradale indipendente dell'Argentario a Porto Santo Stefano in via del Campone Alto dopo Cantieri Nautici. Lì potrete toccare con mano la convenienza dei prezzi della cosiddetta pompa bianca, sempre concorrenziali tutti i giorni della settimana. Ma Argentario Carburanti è molto di più: una moderna ed efficiente area pulizia interna self-service, il lavaggio manuale o a rulli con acqua trattata per un migliore risultato finale e per preservare la tua autovettura. Argentario Carburanti, molto di più di un rifornimento conveniente. Ristorante La Bussola, in piazza Facchinetti, davanti al mare di Porto Santo Stefano. Con le nostre specialità di pesce e la nostra pasta fatta in casa. Crudité di prima qualità, serviti in una sala elegante o in un'area esterna al chiuso. Nella ricerca della qualità saremo la tua bussola. In piazza Facchinetti, Porto Santo Stefano.
Ci siamo tornati, amici telespettatori, in diretta dal Palio Marinaro dell'Argentario, 79esima edizione, sono in acqua gli equipaggi. Allora, vediamo la regia quale ci inquadra, così diamo la parola. Questa è la Pilarella, Paolo Bracci, la Pilarella con, vediamo, il timoniere Alessio Bausani che cosa starà dicendo adesso ai suoi. Ma questo è un momento di riscaldamento dove chiaramente si prepara la gara anche a livello psicologico. È un momento in cui c'è la tensione, si vede, ripeto quello che ho detto prima, abbiamo tra virgolette un piccolo vantaggio, che abbiamo 5 persone a bordo che hanno almeno vinto un palio, e questo comunque da questo punto di vista potrebbe essere sicuramente un vantaggio. Non l'è al 100%, però diciamo l'esperienza può avere un peso. Potrebbe pagare. Allora, c'è Greta Settimelli, direttore di Arezzo TV. Sì, non c'è che mi inquadrate, tranquilli. Allora, che ci deve dire? Allora, intanto c'è il mio numero WhatsApp per i saluti, se vogliono, insomma, è disponibile sulla pagina di Arezzo TV. Ci salutano dall'Isola d'Elba e dicono forza, fortezza stavolta, dall'equipaggio Moby per il palio. Bene, anche dall'Isola d'Elba. E qui aggiungo, dall'Isola d'Elba saluto mio fratello, che anche quest'anno, ahimè, lavora sui traghetti e non è qui con noi. Come si chiama il fratello? Franco. Franco Alocci. Allora, questa è la fortezza. Però eravamo andati un attimo sul valle, lo chiedo alla regia, so che sta facendo un lavoro straordinario, meraviglioso, unico, glielo rendo ancora più complicato, perché allora questa è la fortezza, restiamo su Alessio, così ci dice le impressioni sulla fortezza. Ecco, questi sono i nostri 5 fantastici vocatori atleti. Abbiamo tenuto rispetto all'ultimo anno Alessio Ferraro e Andrea Benedetti e abbiamo cambiato gli altri 3. Quindi secondo reme Domenico Ferraro, terzo reme Lorenzo Perillo che è un esordiente e quarto reme Riccardo Rosi. Bene, grazie Alessio Alocci. Allora chiedo alla regia di andare a cercare o il Valle o la Croce, così facciamo commentare Carlo Costanzo e Cristiano Anichini. Questa intanto è sempre la fortezza, abbiamo sentito le valutazioni di Alessio Alocci che ci accompagna nel commento. Qui siamo, ecco qua lo speziale Rione e Croce, ancora la Croce non è del tutto entrata in acqua, mentre chiedo a Carlo Costanzo, guardate i fumogeni del Valle, ma che la curva sud che è? Ma che è la curva sud in confronto? La curva sud, niente, siamo mitici, c'è niente da fare. E prima o poi vinceremo, E caro Bracci, ve lo faremo ricordare. Poi. Lo faremo ricordare. Entusiasmo incredibile del Valle. Microfono Cristiano Nicchi, guarda, però guarda, questo è lo spettacolo del Valle. No, è lo spettacolo del Palio. A me mi viene male dire lo spettacolo del Valle. E non lo so. Aspetta, facciamo commentare Carlo Costanzo Minarello sulle Rione Valle. Il nostro super equipaggio è al timone Terramocia Simone, Andrea Benedetti al primo, Andrea Cerulli al secondo, il figlio del mitico Pera, il terzo remo Alessandro Benedetti e il quarto Samuele Rossi, capitano Luca Landini e il Guzzo e il gregale famoso del record del 24:13 del Rione Boria. Se qualcuno se lo ricorda. Senti, ora sei un po' più ottimista di prima. Diciamo che non siamo per niente favoriti, diciamo ci danno sempre per ultimi tutti e per tutto. Però con questo mare diciamo che il Valle non viene farà vedere anche il Valle. Grazie Carlo Costanzo. Cristiano Anichini, cosa stavi dicendo mentre la nostra regia andrà a pescare la Croce, l'equipaggio della Croce? Prego, questo intanto è già pronto, siamo nel Palazzo Comunale, i Capitelli. Ok, vai. No, stavo dicendo che al bar da me viene tutti i giorni, tutto il giorno o molto spesso, il grande Neno Cappuccella, personaggio storico del Valle, il quale sostiene che finché Carlo Costanzo verrà in televisione il Valle non vincerà mai. Quindi Carlo, che gli rispondi a Neno Cappuccella che dice che ogni volta che finché te verrà in televisione il Valle vincerà mai? Io non me la sento di condividere questo pensiero, però sai, Neno è più esperto di me, magari può dire qualcosa, non lo so. Io so per Linnarello. È che non vince chi viene a far commentatore. Bravo Linnarello. Vince chi vuole, se l'equipaggio è decente facciamo il palio e lo vinciamo.
chi viene viene. Io ho detto quest'anno, vuole venire qualche d'un altro al posto mio. No, io so Pendinnarello, no, 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 io so Pendinnarello. Ah, se non venivi te, venivo nemmeno io, che discorso. Anche io so Pendinnarello. Anche Paolo Braggi. Poi, Cristiano dell'Inter, io so del Milan. Cristiano Nichini, Cuccitella, questo è l'equipaggio della Croce. Sì, sì, sì. Beati gli ultimi perché saranno i primi. E niente, l'equipaggio è un buon equipaggio. Corrado, molto esperto. Stanno applaudendo i loro tifosi, guarda. Certo, stanno applaudendo. Ecco tutti i nostri pali vinti. L'ultimo nel 2018, quello del 2019, sinceramente mi è andato un po' indigesto. Maledetto Gavitello, vabbè, però pazienza, speriamo di rifarci quest'anno. Abbiamo il capovoca che era tanti anni che non faceva il palio, però Francesco Landini, persona seria, quando ha fatto il palio nei primi anni era molto promettente, fisico perfetto, poche chiacchiere, tanta sostanza. Secondo Reme, vabbè, non si discute, Terramoccia penso che i risultati parlino per lui, è un Reme di assoluto affidamento e affidabilità. Terzo Reme è Casalini, genio di sregolatezza, qualcuno dice così. Di sicuro fisicamente sta bene, sta a posto, sa vogare, quindi secondo me ci sta bene. Poi c'è il mio grande amico padelista Federico Capitani. Io non me ne vogliono gli altri, ma di quelli a bordo c'è una simpatia particolare perché è un nostro padelista del circolo padelista tennis. Padelista, sarebbe giocatore di padel, lo sport in grande voga, in crescita. Sì, siccome io non c'ho niente da fare, faccio pure il presidente del circolo tennis argentario. Esatto. Allora, microfono al direttore di Arezzo TV, Greta Settimelli, perché siamo sommersi da messaggi. Esatto, e esatto. Siamo contenti di essere sommersi da messaggi. Allora, saluti da due fortezzaiole residenti a Gallipoli, in Salento. E questa era per la fortezza. Dalla Spezia, sempre per la fortezza, saluti dall'equipaggio di Osci. Poi ce ne arriva uno da Melbourne, quindi in Australia. Sono quasi le 3 di notte, ci dice Fabio, e ci sta comunque seguendo. Poi ce n'era uno da Reggello per il Valle. Forza Valle. Reggello vicino Firenze. Aspetta che anche, ecco, da Melbourne. Da Tifano Valle. Forse abbiamo superato il posto più lontano di Singapore, Melbourne. Esatto. Sì. Australia. E poi Isola d'Elba, ah no, quello l'avevamo già letto. Scusate, qui ne arrivano tantissime. Poi magari... Anche da Firenze il delegato allo sport del comune Giuseppe Sordini, che non può essere presente. Ancona. Ci saluta da Firenze. Equipaggio dell'ammiraglio. Potete salutare? Scusate, L'equipaggio dell'ammiraglio babbo e figlio Forza Pilarella. Vi ridò. Bene. Allora ci fermiamo per la pubblicità mentre vediamo, questa è l'immagine del Valle, e noi torniamo tra pochi minuti. L'adrenalina cresce, amici telespettatori, restate con noi, anzi chiamate i vostri amici, dice non perdiamoci il più grande spettacolo dopo il Big Ben, il Palio Marinaro e l'Argentario, ore 19:15, la partenza 4000 metri, tutti d'un fiato, tra poco torniamo in diretta. Trattoria, pizzeria, centro sportivo La Rosa, a Porto Santo Stefano.
ristorante La Bussola, in piazza Facchinetti, davanti al mare di Porto Santo Stefano. Con le nostre specialità di pesce e la nostra pasta fatta in casa. Crudité di prima qualità, serviti in una sala elegante o in un'area esterna al chiuso. Nella ricerca della qualità saremo la tua bussola, in piazza Facchinetti, a Porto Santo Stefano. Siamo di nuovo in diretta, amici telespettatori, Palio, Marinaro dell'Argentario da Porto Santo Stefano. Dopo la pandemia torna in grande, anzi grandissimo stile, c'è un clima straordinario, meraviglioso, una festa di popolo pazzesca, meravigliosa, unica, indescrivibile. Ci vogliono le immagini, assolutamente, queste immagini stupende, meravigliose, fantastiche, uniche, davvero. Questo è la Pilarella, Paolo Bracci, i 25 pali vinti. Siete il rione che ha vinto più pali, ma Ninnarello incalza, giustamente vuole un po' sfottervi. Manca qualcosa. Che lo diciamo, la vince il rione che ottiene 3 successi consecutivi, voi l'avete ottenuti ma quando la Coppa d'Oro ancora non era stata istituita. Sia 3 volte sia 4 volte. Poi noi siamo quelli che abbiamo vinto più doppini nel corso della storia del palio. A me mi interessa 25 pali. Poi in bacheca, il giorno che ci andrà una Coppa d'Oro a Pilarella, state tranquilli che la Coppa d'Oro non varrà più niente. No, io pure sono un po' della teoria di Paolo. Io preferisco vincere 4 pali in 5 anni che una Coppa d'Oro in 5 anni. Il palio io la leverei pure, cioè il palio va vinto tutti gli anni, va fatto tutti gli anni, ogni anno fa storia a sé. Allora io capisco che è un incentivo, sì. Non si fa il palio per vincere la Coppa d'Oro, sì, certo, il palio va fatto per vincerlo tutti gli anni. Allora queste sono le disquisizioni giuste. Però se c'è la Champions League di mezzo, non è che una Champions League non la vince, allora che facciamo? Quando facciamo la Champions League non la vinciamo perché io, vinciamo io noto che malgrado l'alleanza estemporanea di Paolo Bracci e Cristiano Arichini, Ninnarello non si ribatte, Ninnarello non si blocca. Io non mi alleo per niente con la Pilarella, cominciamo a mettere in giro voci infondate. Io con i Pilarella non mi ci alleo, non mi ci sono malleato e non mi ci voglio alleare. Hai dato consenso, mi sei alleato. In quel discorso sei alleato. Allora si combatte per il palio, punto. Poi avere 3 coppe d'oro fa sempre comodo perché è un grande orgoglio per noi averle, però poi si vince il palio, poi si vince un palio, si vince un altro palio, si vince un altro palio ancora fino ad arrivare a 5 pali, perché anche qui non è che tutti vincono 5 pali di fila. Allora siamo alle stazioni dei Capitelli, la effettuerà Ambra Sabatini, grandissima campionessa paralimpica, la grande Ambra Sabatini. Lei è di Porto Ercole ma è amata da tutti, da tutto il mondo, da tutta Italia, da tutto l'Argentario. La cognatina cosa pesca, la cognatina. Capitano in palio il sindaco Franco Borghini, attenzione, Capitello 2 per la Pilarella, Capitello 2. Paolo Bracci, microfono a Paolo Bracci. Sei contento Paolo? Molto, molto. Ripeto, non cambiava molto, mi sentivo questo numero 2. Secondo me nelle condizioni a oggi quelli centrali vanno sempre bene. Valle, attenzione! Carlo Costanzo! Vediamo! Allora, Rione Valle, vediamo il capitano del Valle, Luca Landini. 4 benissimo, dice Ninnarello. Gavitello 4, attenzione, rimane Croce e Fortezza con l'1 e il 3. Gavitello 1 e 3. Vediamo la Fortezza. Vediamo chi esce. Vediamo. La Croce, Ambra Sabatini è stata la Croce. Cristiano, che vuoi? 1 o 3? Dillo, 1 o 3? 1. 1 vorrebbe.
Vediamo Pierluigi Schiavi, il capitano della Croce. Attenzione, vediamo chi estrae, quale numero estrae. Pierluigi Schiavi, attenzione. Gavitello, numero, faccelo vedere, 1! Ho chiesto l'1, quindi devo essere contento, via. E bene, bene. La fortezza inevitabilmente andrà al 3, Alessio Alocci. Mentre vediamo comunque, ecco, Emilio Sclano, Ambra Sabatini, che ovviamente provvedono all'apertura della busta, che inevitabilmente questo è il rione fortezza, e poi sarà Gavitello 3 con... capitano Flavio Wonger. Flavio Wonger, ecco il capitano della fortezza con il capitano 3. Alessio Alocci, che ne pensi? Ma allora, i centrali di solito sono quelli più tranquilli, nel senso che sono più equilibrati in termini di venti o diciamo correnti, però con un, diciamo, con mare così penso che siano equivalenti. Poi ognuno pensa che il proprio è il migliore, però non ci vedo nulla di particolare. Allora ricapitoliamo: Gavitello numero 1 Croce, Gavitello numero 2 Pilarella, Gavitello numero 3 Fortezza, Gavitello numero 4 Valle. Intanto qua sopra Porto Santo Stefano si è presentato un nero di nuvole clamoroso. Rischiamo di avere un'acquazzone terribile, ovviamente incrociamo le dita, speriamo di no, ma speriamo il vento, no, ha portato un nero incredibile qua sopra Porto Santo Stefano. Speriamo che tempo regga, dobbiamo incrociare le dita. Dobbiamo incrociare le dita perché qui il nero un po', vabbè, speriamo di no. Speriamo che non piova, speriamo che non piova. Però la vedo dura, guarda sopra lì, c'è veramente. Guarda te, bisogna aver fatto la danza della pioggia per 90 giorni e oggi che è 15 agosto torna in palio, ci deve rompere le scatole, aspetta un po', no, Giove Pluvio, dai, dai, ma noi siamo più forti dell'acqua, delle intemperie, abbiamo superato il Covid e adesso vogliamo goderci il palio marinaro e l'argentario. Lo vedi Paolo? Come dicono a Santo Stefano, il mare ora ha rivogliato, lo vedi? Guarda, ah, è tutto, guarda, ora non ci si capisce niente. Mosso no, mosso, guardate, no, ha cambiato vento. È strano, è un mare strano, lo vedi? Non lo so, è un mare irrequieto, sembrava calma, piatta, guardate, guardate, è passato a maestrale, cambiato immediatamente il vento, cambiano le condizioni così. Maestrale, se passa a maestrale il Gavitello numero 1 è il peggio, è il peggiore, così, sempre stati così. Ninarello, passiamo il microfono a Ninarello. Ora c'è la danza. Ha voluto mettere le mani avanti. Lo vedi che i bracci, Valerelli, le catune, le macumbe. Ha fatto cambiare vento, ma ora come vento è girato in questo momento maestrale puro. Le bandiere sia su in fortezza che queste in piazza sono belle tese con il vento, ecco, dal nord ovest. Ora anche da capire se sia solo una questione di vento o se riesce a montare anche un po' di onda. Non ha montato il mare. Comunque sono le condizioni meteo che cambiano in continuazione. Abbiamo iniziato con il sereno, adesso c'è un nero terribile che ci fa temere. Speriamo che il vento porti via queste nuvole nere, le porti altrove, perché insomma, se dovesse venire davvero qualcosa che non auspichiamo, metterebbe in difficoltà tutta l'organizzazione e metterebbe in doppino, noi stessi. Tocca in doppino, sì, 16 d'agosto. Allora, vediamo questa è il Valle, Carlo, vediamo il Valle. Sì, questo è il Valle che alla giuria dovrà consegnare tutto, io non capisco perché non fanno rimanere l'acqua a bordo, è clamoroso. Io una bottiglia d'acqua lascerei pure per sicurezza, non capisco perché l'acqua no. Almeno l'acqua andrebbe lasciata, io non capisco perché l'acqua no. È una cosa clamorosa, guarda. Levano tutta, diciamo, la tecnologia, ma l'acqua lasciatela, no? Certo, che comporta l'acqua? Perché il regolamento vuole che non ci sia nulla di tecnologia, niente. È stato fatto questo tipo di... però l'acqua non è giusto. Io sono d'accordo con la scelta che la tecnologia vada fuori dal guzzo, però è vero, una bottiglia d'acqua ci potrebbe stare. Si sa mai. Sì.
Rione Croce. Rione Croce, vai Cristiano. Si è spento Cuccitella col capitano numero uno. Cristiano Anicini. Ma quale spento? Io non mi spengo mai, io so a dirmila, come fa a spingermi, Ninnarella, eppure lo sai. Ma cammina. Ascolta. Ninnarello, ascolta. Io ti dico una cosa, io non lo so chi vince il palio, ma di sicuro voi non lo vincete. Si è sbilanciato Cristiano, chi dice non vince il valle. Paolo, Paolo Braci, come stai? Come stai? Ora, ora mi scuso anticipatamente, io vado in tensione. Lo so, so. Questa, entriamo nella fase dove c'è ansia d'agonismo, ansia d'agonismo. Altro che ansia, quindi la prestazione, ansia da prestazione. La prestazione devono fare loro e sì, però... credo la faranno la prestazione. Certo è che in questo momento, ecco, vorresti, forse vorrei già che fosse partito il palio, in modo tale questo... No, meglio se fosse anche finito in un certo modo, però diciamo che ora l'ansia sta veramente salendo, anche perché veramente io uno spettacolo di persone così era tanto e non lo vedevo. Allora aggiungo non soltanto numericamente, ma di festa, di folklore, di tifo. Ovviamente numericamente siamo su numeri pazzeschi, migliaia e migliaia di persone, ma il tifo, il colore, il folklore c'è è straordinario, è meraviglioso. E poi è spontaneo, veramente. Avevamo bisogno di festeggiare, avevamo bisogno di divertirci, avevamo bisogno di sfogarci. I santostefanesi, i giovani, i ragazzi, in questo periodo storico dove si tende a stare più in casa che in giro, hanno bisogno di sfogarsi, di festeggiare. Poi diciamoci la verità, Paolo, ma non è mai successo niente il 15 d'agosto. No, niente di eclatante, no, mai una rissa. Perché mai... tutti amano il palio, tutti amano questa manifestazione. Io vorrei spezzare pure un po' una lancia nei confronti di tutto quello che si potrebbe pensare e dire, ma qui veramente di pericoloso non c'è mai stato niente. Quindi... La festa è bella, è colorata, è spontanea, tutti si divertono, ma che si divertano sto giorno. Alessio Alocci, allora ti chiedo, le immagini televisive che sono meravigliose, diciamo, producono un effetto straordinario, ma in realtà è come se fosse calata la penombra qua sullo stadio di Turchese, perché sembra davvero che siamo all'imbrunire, che siamo oramai oltre il tramonto. Le immagini televisive sono delle telecamere oramai talmente straordinarie che non fanno percepire questo aspetto a chi sta seguendo la televisione, ma è calato quasi un buio qua su Porto Santo Stefano a causa dei nuvoloni neri minacciosi che finora fortunatamente non hanno scatenato quello che temiamo. Allora, la partenza del palio c'è scritto anche sullo statuto, è al tramonto del sole, cioè quando il sole va dietro il monte che abbiamo alle nostre spalle, dove in quel momento il sole scende e anche i cavitelli al largo non hanno problemi di avere il sole negli occhi. Se fanno presto oggi rischiano di farla buio. Oggi in questo momento secondo me dovrebbero anticipare un si pochino. Si sta un po' rimettendo le nuvole che abbiamo visto questa mattina. Ora dobbiamo un attimo vedere, mancano circa 10 minuti, se in questi 10 minuti riescono a passare, e non dico a portare un po' il sereno, ma comunque a darci un altro pochino, un po' di luce. Questo non vuol dire che non ci sia luce, nel senso che in acqua la visibilità è ottima in questo io momento. Io sinceramente sono per la teoria di Cristiano Anicini che, viste le condizioni, io sarei per partire... perché evitiamo qualsiasi possibile rischio, cioè lo evitiamo, quantomeno partiamo. Io spero che facciano lo sparo del richiamo ora, perché veramente bisogna pure, è vero che bisogna aspettare il sole che cala, ma nella stessa maniera bisogna pure un attimino interpretare il tempo di adesso. Bravo, cioè anticipiamo 5-10 minuti, tanto il riscaldamento è stato fatto, il sole non c'è, a rischio, ecco dicono pochi istanti alla partenza, evidentemente la saggezza ha preso il sopravvento, auguriamoci che questa partenza alle 7:10 c'è lo sparo, dice Carlo Costa. Questo è lo speziale, guarda che grinta Corrado Fanciulli, lo speziale. Corrado le girate al capitello numero uno a terra le fa a memoria. Le fa tutte, io penso fa 20 girate e le fa tutte uguali. Stanno provando proprio la virata. Sì, ma non c'ha bisogno di provarla lui, quella a terra.
è l'uscita dalla girata tante volte che conta. Intanto siamo deliziati ancora dalle immagini meravigliose della produzione del Palio, che ricordiamo è affidata a Video News, alla società Video News per conto di Arezzo TV. Questa è la Pilarella con le immagini dal drone, guardate che meraviglia, straordinarie nelle acque meravigliose dell'Argentario, nelle acque splendide, cristalline di Porto Santo Stefano, nelle acque dove è bello immergersi, dello stadio del Turchese, stadio di Turchese, diciamo. L'acqua a Santo Stefano è bella pure in porto. È bella anche in porto, è vero, infatti stavo dicendo che questo stadio di Turchese poi normalmente ci sono gli yacht attraccati, vengono liberati proprio, lo spazio di mare è liberato proprio in occasione del Palio. Sì, 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 diciamo che in questa baia ci sono i panfili attraccati, poi c'è la catenaria con le barche da diporto più piccole, i gommoni al noleggio, e per l'occasione viene liberata e ripulita di tutto e per dare spazio alla nostra festa. Via. Allora, questi sono i momenti più intensi, perché finora si è sfogata la gioia, finora si è fatta festa, ora inizia, finora la tensione. Ci si è sfogati, adesso inizia la tensione, iniziano i momenti che precedono la gara, i momenti cruciali. Carlo Costanzo, questi sono gli istanti in cui si ripercorrono i film e in cui ci si immagina ciò che potrebbe avvenire. Eh sì, ora si ricomincia a ripercorrere tutti, diciamo, i meccanismi, la partenza, il momento lì, lo sparo, la gara, cioè dopo 3 anni diventa una cosa estremamente difficile poi concentrarsi sempre nello stesso modo, da ricominciare tutto da capo, però sono movimenti, diciamo, ecco lo sparo dei 5 minuti, diciamo che adesso comincia la tensione per i vocatori, per il timoniere, e per noi tifosi comincia il cuore a battere ancora più forte, perché adesso sono i 5 minuti che decideranno la partenza e chi vincerà il Palio Marinaro dell'Argentario, la rinascita del Palio Marinaro. Allora, lo sparo chiaramente è stato dato dal comandante del porto di Porto Santo Stefano, il tenente di vascello Luigi Buta, che abbiamo avuto anche ospite nella primissima parte della nostra lunga diretta. Paolo Bracci, ci dicevi che abbiamo parlato di messaggi che arrivano da Singapore, dall'Australia, dall'Argentina, ma dalla Norvegia. Ma lì, non è finita qui, da dove è arrivato il messaggio? L'ultimo da parte di Futura Costaglione, che sta in Cina. Addirittura salutiamo Pilarellaia in Cina, mentre Amerigo Loffredo dal Palazzo Comunale, lo speaker ufficiale della manifestazione, sta ricordando i gavitelli, lo facciamo anche noi, al gavitello numero 1 Rione Croce, gavitello numero 2 Rione Pilarella, gavitello numero 3 Rione Fortezza, gavitello numero 4 Rione Valle. C'è festa anche in acqua, guardate che meraviglia, Cristiano Anichini. Ma c'è festa dappertutto, io l'ho visto fin da stamattina, si vedeva proprio che mancava il Palio Santo Stefanesi. E vi dirò, io vedo anche tantissime presenze, sia dalle immagini che da quello che vedo qui sul palco, c'è veramente tantissima gente, tantissima veramente, sui balconi, sul molo, dappertutto, veramente tantissima gente. E la regia immediatamente sulle parole di Cristiano Anichini ci fa vedere questa festa di popolo, questa... diciamo questo popolo multicolore così meraviglioso, così variegato, così riunito per fare festa, davvero straordinario. Paolo Bracci, abbiamo visto prima nelle immagini dell'equipaggio da Pilarella il quarto reme Alessandro Landini, che solitamente ha quel sorriso sornione, ma lo abbiamo visto molto concentrato. Adesso c'è tempo soltanto per la concentrazione. Allora si metteranno l'ultimo, vedo sia il Valle che vada a gavitello e poi dovremmo essere pronti. Sì, ora la concentrazione penso che l'abbiano tutti e 20, quindi questo è il momento topico, quello che aspettiamo noi che siamo a terra e vediamo, e non possiamo mai immedesimarci con loro 20 che stanno sul guzzo.
cari amici vicini e lontani, come diceva un famoso telecronista del passato, cari amici vicini e lontani, ovunque voi siate, in Italia, in Europa o in un qualsiasi altro continente di questo pianeta, adesso l'attenzione principale è concentrata su Porto Santo Stefano, l'ombelico del mondo. Il 15 agosto Porto Santo Stefano è l'ombelico del mondo, sta per partire il Palio Marinaro dell'Argentario, edizione numero 79, un palio che mancava da 3 anni a causa della pandemia, l'ultima edizione si è svolta nel 2019 e adesso finalmente è tornata. Avevamo tutti una grande voglia di rivedere questa manifestazione straordinaria, 4.000 metri lungo il percorso allo stadio del Turchese, di 400 metri da ripercorrere per 10 volte, quindi sono 9 virate, 5 a mare e 4 a terra, e questo è il campo largo dello stadio di Turchese, dove tra poco prenderà il via la 79esima edizione del Palio Marinaro dell'Argentario. Al gavitello numero 1 il Rione Croce, gavitello numero 2 Rione Pilarella, che è il rione inquadrato in questo momento, rione numero 3, gavitello numero 3, scusate, Rione Fortezza, gavitello numero 4 Rione Valle, questa è la croce che gareggerà di slancio come numero 1. E allora amici telespettatori, Rione Croce con il timoniere Corrado Fanciulli, il primo reme Francesco Landini, il secondo reme Massimiliano Terramoccia, il terzo reme Luca Casalini, il quarto reme Federico Capitani, si sta allineando anche la croce. Questo invece è l'equipaggio dove c'è il comandante del porto, la giuria, scusate, quello è l'equipaggio della giuria. Adesso sono allineati, mancano pochi istanti al via del Palio Marinaro e l'Argentario. Attenzione, il braccio alzato vuol dire che sono pronti. No, il braccio alzato vuol dire che non sono pronti. Non sono pronti. Attenzione. Il braccio alzato vuol dire che il timoniere non è pronto. Pronto, quindi manca, vediamo. Ancora no, non è pronto Corrado, no. Non è pronto. Vediamo la Pilarella, questa è la Pilarella. La Pilarella si è mollata. Vediamo mollata. Ancora il braccio Corrado alzato. Pure non è pronto. Attenzione, momenti di grande tensione, di grande emozione. Grandissima emozione. Ci siamo amici telespettatori. Ci siamo, il più grande spettacolo dopo il Big Ben sta per prendere il via, è il Palio Marinaro e l'Argentario in diretta televisiva in tutto il mondo. Amici telespettatori, grande emozione, anche il mare sembra in parte essersi placato, è terminato anche il vento, ci sono sempre i nuvoloni, ma attendiamo lo sparo del comandante del porto, il tenente di vascello Luigi Buta, che tra poco darà il via, quando sembra tutto pronto, attendiamo lo sparo che darà il via alla 79esima edizione del Palio Marinaro dell'Argentario, nell'ordine da gavitello 1 al 4, Croce, Pilarella, Fortezza e Valle. In primo piano vediamo la Croce, a seguire la Pilarella, poi Fortezza e Valle. Vediamo, attenzione, pochi istanti e prenderemo il via al Palio Marinaro e l'Argentario, edizione numero 79, l'edizione che torna dopo la pandemia, l'ultima volta che si è svolta questa manifestazione unica, meravigliosa, fantastica, è stato il 2019. Siamo al 15 agosto 2022, Palio Marinaro e l'Argentario, mamma mia che emozione, ci piace dire così, che bella mamma immagine. Mia che emozione, bellissima questa immagine. C'è il cuore che palpita, è calato anche il silenzio qua, ci saranno 10-20 mila persone allo stadio Turchese, è calato il silenzio, c'è stata una falsa partenza. Ha ragione Corrado, è 5 minuti che sono pronti e non spara, dai, non spara, ma chi aspetta a sparare? Ma dai, ma vedo piuttosto... Ma la gente è in tensione, contrariato, oh. Corrado Fanciulli. Posso dire che sembra che ha ragione. Pallone, Passiamo il microfono, Cristiano Nichini. Ha fatto bene Corrado, ha fatto bene, perché erano pronti. Capisco il comandante del porto, però Corrado ha fatto bene. Ha voluto dare un segnale. Certo, sì, ora bisogna scaricarla pure un po' di tensione, ha fatto bene.
Paolo Bracci, ti vediamo già teso, intenzione palio, tensione palio per Paolo Bracci. Anche questa partenza la dice tutta su quanta tensione ci sia, su quanto questo momento è importante, su quanto questo palio è fondamentale. Giustamente dice Cristiano Anichini, qua sono concentrati 2-3 anni di tensione. Assolutamente sì, c'è una concentrazione che dura da tanto tempo e si sta sfogando tutta quanta ora. Ora c'è anche un po' di tattica, secondo me, perché comunque erano allineati. Perché scusa, sono pronti da 5 minuti, tutti e 4, e non spara. Ma Alessio, perché? Alessio Alocci, ti vediamo teso, cosa sta pensando? No, questa è la tensione pre-palio di tutte le persone santostefanesi che stanno guardando il palio adesso. C'è stato un momento che secondo me si poteva dare il via. Secondo me ora c'è il rischio che spara poi subito. La giuria, però, nel senso, il fucile ce l'hanno loro, avranno sicuramente visto qualcosa per cui non hanno sparato. Sì. Ora c'è il rischio che spara subito. Guarda. Ora, infatti, Cristiano ha anticipato, potrebbe essere il rischio che sia una partenza molto immediata, veloce, nel senso che appena sono tutti pronti, dal via, con il rischio che qualcuno non sia completamente non è allineato, pronto. Sì. È vero, è vero. Io spero che Corrado sia subito pronto lì, aspetti gli altri, perché secondo me questa volta con la catena tesa ci stanno poco. Ecco la pilarella, Alessio Bausani, timoniere. Non è una, tecnicamente non è una falsa partenza, non è, però ha l'odore della falsa partenza, un po' innervosisce le situazioni. Microfono che è così dei vocatori, perché capito? Alla fine poi stai lì al capitello, ma è stressante la situazione, né che i vocatori diciamo che non è che partono di testa per una partenza rimandata. Se sono pronti 5 minuti fa, sono pronti tra 5 minuti, sono pronti tra 10 minuti. Allora, l'unica cosa forse vedo una barca proprio dietro il campo di regata, non so se al limite è quella che vogliono far spostare, ma difatti non ci deve stare la barca dietro, le barche dietro il campo di gara non ci devono, non ci ma allora eccolo Corrado Fanciulli sta discutendo con qualcuno, mi sembra, secondo me il problema è la barca fuori che non deve stare lì, è tutto lì, non è il problema, allora va fatta allontanare, allora non... Speriamo non piova, continuano i nuvoloni neri, ma noi continuiamo ad incrociare le dita. Adesso sono tutti lì! Croce, Pilarella, Fortezza Valle, nell'ordine, dal Gavitello 1 al Gavitello 4. Ci siamo. Attendiamo lo sparo del comandante del porto di Porto Santo Stefano, il tenente di Vascello, Luigi Buta. Attenzione, siamo pronti. Ci siamo, sono le 19:20 del 15 agosto 2022, torna il Palio Mariano dell'Argentario, sta iniziando a piovere, il palio parte con la pioggia, diamolo questo via che parte con la pioggia, forza, non parte, perché non ci rendiamo conto, sono partiti, finalmente partiti, c'è il boato della folla, sono partiti, attendiamo la prima vasca di 400 metri, amici telespettatori, questa è la fortezza con il timoniere Alessio Ferraro, il primo reme Andrea Benedetti, il secondo reme Domenico Ferraro, il terzo reme Lorenzo Perillo, il quarto reme Riccardo Rosi, il capitano Flavio Wonger, questa è tanto il valle con il timoniere Simone Terramoccia, questa è la pilarella guidata dal timoniere Alessio Bausani, la regia ci sta facendo vedere ogni equipaggio, ogni rione. Qui invece è la croce con Corrado Fanciulli. Questa è la prima vasca. Che impressione avete, Carlo Costanzo? Da qui si vede male ancora. Da qui si vede male. Non si riesce a capire ancora.
finché non arriviamo vicino al cavitello non si riesce a vedere. Però secondo me, nessuno va via dal, boh, io vedo, dallo stadio di Turchese, è un palio con la pioggia. Io vedo il Valle molto molto bene, eh. Io vedo Carlo, vedo il Valle molto bene. Vedi il Valle bene, ma attendiamo la prima virata. Alessio Alocci, cosa ti sembra mentre siamo vicini alla prima virata, a mare, ai 400 metri? Alessio Alocci. Sono i due minuti peggiori per chi guarda, dalle immagini non si vede esattamente. Ancora bene, no, finché non c'è la prima virata. Allora, attenzione, questa immagine potrebbe trarre l'inganno. Attenzione, potrebbe trarre l'inganno. Vediamo, la Pilarella sembra in testa, ma attendiamo la virata. La virata ai 400 metri. Pilarella che sembra in testa, tentiamo i 400 metri, la prima volta, mentre piove ancora in maniera più copiosa. Pilarella e croce. Paolo Bracci, Pilarella in testa 400 metri, come ma detto, la croce è lì incollata. Come la croce è lì incollata. Ma si sapeva la croce, poi con la del primo sarebbe stata difficoltosa, però qua già si vede un po' la forza in campo. Allora, Pilarella, ma croce lì, Cristiano Anichini. Pilarella, poi croce, ho visto che la Pilarella è uscita bene dalla girata, si è messa subito in linea, bene, e secondo me alla prima girata a terra già si vede parecchio, vediamo. Vediamo intanto queste immagini, ricordo che sta piovendo in questo 15 agosto dell'anno Domini 2022, l'anno che ha riportato il Palio Mariale dell'Argentario, ci voleva anche la pioggia, ma il Palio è più forte della pioggia, ha superato il periodo della pandemia, adesso supera anche la pioggia. Ma da qui si vede che la Pilarella è più avanti. La Pilarella però sembra in vantaggio, ricordiamo la Pilarella, mentre siamo nella seconda vasca tra i 400 e gli 800 metri. Attendiamo la seconda virata e sarebbe la prima a terra la Pilarella con il timoniere Alessio Bausani. Stiamo vedendo inquadrata appunto la Pilarella, dicevamo, il timoniere Alessio Bausani, il primo reme Lorenzo Benedetti, il secondo reme Gianmarco Russo, il terzo reme Dino Pari, il quarto reme Alessandro Landini, ricordiamo il capitano Alessandro Solari, il Guzzo su cui gareggia la Pilarella e lo Scirocco. Piazza Solari chiaramente è il capitano, ma non è sull'equipaggio. Questa intanto è la croce con il timoniere, questa è la fortezza. Attendiamo il passaggio agli 800 metri per una maggiore qui agli precisione. 800 agli 800 metri già si vede tanto secondo me di questo palio. Allora vediamo praticamente alla prima virata, abbiamo visto prima Pilarella, seconda croce, adesso attendiamo gli 800 metri mentre continua a piovere, anzi sta intensificando la pioggia sul Palio Marinaro e l'Argentario, edizione numero 79. Siamo vicini agli 800 metri, attenzione Pilarella con un vantaggio consistente, ha aumentato il vantaggio, la croce è sempre seconda, poi fortezza e valle, ma la Pilarella ha incrementato, non in maniera clamorosa. Pensavo peggio, ti dico la verità Paolo, pensavo peggio. È aperto, il palio è aperto. Sì, non è chiuso, diciamo. E diciamo che la fortezza e il valle sono ancora in corsa, sono lì, perché i distacchi sono minimi. Non lo so, la storia ci insegna che non è così, purtroppo. È difficile. Ecco, la terza vasca è sempre veramente determinante, ha detto bene Carlo. Allora, vediamo, siamo ora tra gli 800 e i 1200 metri. Pilarella in vantaggio agli 800 metri in testa, Paolo Bracci, Pilarella in testa agli 800 metri con un vantaggio chiaramente non tranquillizzante, ma però importante. Vai e vieni, ma è indicativo, vai e vieni sono i famosi 800 metri.
giustamente si vede a metà gara la resistenza, quindi dopo 2000 bisogna capire quanto si scende, però ho visto delle ottime girate, abbiamo viste solo due, una a terra e una a largo, ma ho visto che Alessio ha fatto un gran lavoro. La forza a bordo c'è, chiamiamolo materiale umano, come se l'ha detto, noi abbiamo questo vantaggio, i ragazzi sanno forse anche gestire la gara, ma diciamo la Pirarella sta facendo il suo. Alessio Locci, il tuo commento. Ma allora, si stanno confermando un po' le posizioni dell'ultimo paio disputato, con la Pirarella leggermente avanti e con la Croce che gli sta le calcagna. Diciamo che Corrado sul primo Gavitello è sempre temibile. Poi un pochino già distaccati purtroppo la Fortezza insieme al Valle. Adesso andiamo per i 1200 e vediamo un attimo. Sicuramente sempre la Pirarella, bisogna capire la Croce se ha recuperato qualcosa oppure no. Attendiamo, chiaramente adesso c'è da tener conto in queste immagini anche la profondità, perché è la profondità delle immagini che non si capisce bene, di dare una distorsione, ma attendiamo, qui siamo ai 1200 metri, la Croce è lì, la Croce è lì, lì, però è stavolta lì. Un pochino ha incrementato la Pirarella. Ecco, qui sembra proprio sì che insomma abbia incrementato il vantaggio. Pirarella in testa ai 1200 metri, seconda Croce, terza Fortezza, quarto Valle. Allora ai 1200 metri, prima Pirarella, seconda Croce, terza Fortezza, quarta Valle, è in testa ai 1200 metri. Paolo Bracci, c'è tensione tra il pubblico, c'è tensione. Io penso ci sia tensione in generale, ora noi siamo tutti con nervi tesi, anche perché la gara comunque è sempre aperta. Noi si chiude un palio quando si taglia per primi i 4000 metri, noi e tutti gli altri rioni. Quindi aspettiamo, vediamo anche la seconda a terra. Adesso siamo nel tratto di mare, nel tragitto tra i 1200 e i 1600 metri. Non so se nella storia si era mai disputato un palio sotto la pioggia, come sta avvenendo. Siamo letteralmente sotto la pioggia, Carlo Costanzo. Col mare sì, ma con la pioggia io non me lo ricordo. Mi sa di no, con la pioggia anch'io non... Io che abbia memoria, qualche anno fa piove, ma prima, sì, prima verso le 5 e le 6. Mentre... Nel 2018. Esatto, ricordo, però piove verso le 17.30, sì, le 18. Sì. Ma proprio qui ha iniziato a piovere nel momento della partenza. Proprio sì. È partito il palio e è cominciata la pioggia. Piove. Guardate, questa immagine rende perfettamente conto della nuvola. Sì. Delle nuvole nere che stanno producendo la pioggia l'acqua su Porto Santo Stefano in questo Ferragosto del 2022. Questo è il Valle che sta dando l'anima, sì, sta sputando sangue. Stiamo sputando sangue per almeno vedere a guantare la Fortezza, ma è dura, però ci proviamo. Qui da Pirarella, Cristiano Anichini, cosa ne pensi? Siete là secondi, Sì, diciamo che si sta un po' rispecchiando quello che si prevedeva alla vigilia, però il palio è lungo, cioè non è che c'è un distacco abissale, è chiaro che chi è avanti amministra, di solito allunga, però dobbiamo essere fiduciosi. Vedo ci che potrebbe comunque essere la Croce un calo, ci potrebbe scorre essere bene tante cose. Adesso però è parecchio avanti la Pirarella, La Pirarella sembra ai 1600 metri aver acquisito un vantaggio consistente. C'è il boato della Pirarella, c'è il boato dei tifosi della Pirarella ai 1600 metri. Cari amici telespettatori, ai 1600 metri la Pirarella ha messo un vantaggio consistente, più di una barca. Pirarella ai 1600 metri e adesso stiamo andando verso i 2000 metri, che significa metà palio, siamo vicini a metà palio. Paolo Bracci, allora i 2000 metri, i secondi sono altrettanto importanti. Come che Paolo? Credo che c'è qualche problema tra il terzo e il quarto Gavitello, però non ho capito bene qual cosa è il problema. Succede? Praticamente hanno detto che la barca fuori ha fatto scarrocciare il terzo Gavitello, il Valle o la Fortezza, non ho capito bene.
Paolo Carlo microfono. Dice che la vacca gli è partita l'ancora e è andata dentro il campo di gara, ha fatto spostare il valle verso il terzo cavitello. Apposta fanno casino quelli del valle lì. Sì, ci sono i tifosi, sì, però, del valle. Però lo sai il problema qual è? Lo sai il problema qual è? Qui voglio essere un po' polemico, no? Ogni volta che poi c'è un problema così, che noi che siamo affiliati alla federazione, poi la federazione se ne lava le mani e lascia la palla all'ente palio. Sarebbe il caso che ogni tanto la federazione prendesse posizione, visto che vengono qui a misurare il campo di gara e a fare tutto il resto. Perché se non prendono posizione in queste situazioni qui, come è successo già in passato, che ci vengano a fare? Prendere posizione significa è successo qualcosa di irregolare, certo, o non è successo ogni volta qualcosa che c'è di irregolare. Qualche cosa di discussione se ne lavano le mani e dicono è materia dell'ente palio. Ma allora che ci vengano a fare? Ma che ci vengano a fare? Paolo Bracci, ci avviciniamo a metà palio, metà della, siamo quasi a metà percorso della 79esima edizione del palio marinaro e l'argentario. Ci stiamo avvicinando ai 2000 metri, ne devono essere percorsi 4000. Sta continuando a piovere, ma l'acqua non sta dando noia, sembra, a nessuno degli equipaggi, ma anche a nessuno dei presenti, perché nessuno se n'è andato via, tutti stanno seguendo il palio con grande attenzione come stanno facendo gli amici da casa. Però il vantaggio adesso è davvero forte. Qua si vede dalla ripresa aerea, si vede, ecco, anche la bella girata. Pilarella in testa ai 2000 metri, grandi seconda croce. Inca croce che adesso è incalzata dalla fortezza, più indietro il valle. Alessio Alocci sembra che la Pilarella abbia ipotecato il palio, ma ai 2000 metri ne rimangono 2000, non sono pochi, però il vantaggio è importante, ha acquisito un vantaggio consistente. Non sono pochi, però comunque dalle immagini si vedeva una vogata molto molto fluida, molto compatta, un buon assieme, e infatti nelle ultime due vasche ha preso anche un discreto vantaggio, sì, sulla croce, che nelle prime due era un pochino più vicino. Sì, adesso è più una sfida tra croce. Poi il palio si fa sul 4000, ma gli equipaggi sono abituati hanno un passo gara, quindi questo è il passo gara. Difficilmente poi si torna indietro, quindi, o succede qualcosa, un bravo inconveniente. Alessio, ti stavo facendo proprio questa domanda, dalle tue parole si evince che se non ci sono colpi di scena, se non ci sono contrattempi, la Pilarella ha in pugno il palio. Mentre ci sono i sostenitori del Valle qua vicino a noi che stanno protestando in maniera forte per l'episodio a cui faceva riferimento Carlo Costanzo. Prego, Carlo Costanzo. Giusto dietro il cavitello, ma ci sono le barche della capitaneria, la finanza, dei carabinieri, ma perché non fanno levare le barche dietro i cavitelli? Ma non ci sono mai state negli ultimi 30 anni. Perché hanno fatto mettere le barche dietro? Vergognoso. Andrà chiarito sicuramente. E comunque il palio è ritornato in tutta la sua interezza. Eh sì, perché anche le polemiche fanno parte del palio. Il palio è questo, nella gioia. No. Prego Alessio, prego. No, è che purtroppo noi, almeno io personalmente, Paolo, non ho che se fosse per me cosa è successo. Quindi sicuramente qualcosa da approfondire nel post gara, a meno che la giuria però non so se si è accorta di qualcosa. Perché Carlo Costanzo, Carlo, intanto la Pilarella continua, i sostenitori del Valle stanno gara chiedendo che il palio venga interrotto. Siamo ai 2400 metri, il campo di gara la non Pilarella era regolare, è sempre oramai in vantaggio, anzi aumentando il vantaggio la Pilarella ai 2400 metri. Vai Carlo. Il campo di gara non era regolare, le barche dietro non ci devono stare. Ora lo manda via la capitaneria al gusto, guarda, lo fa levare. Cioè il nostro timoniere sicuramente gli ha dato noia, si è confuso e è andato al terzo capitello e andava a girare. Il campo di gara dietro deve essere libero, perché uno c'ha punti di riferimento fuori. Se te metti le barche dietro, è già successo a noi in anno, negli anni 90, che il timoniere andava sempre dall'altro capitello, perché c'era la barca dietro che si spostava. Tutto lì il problema.
Certo, certo. Nel frattempo sta viaggiando la Pilarella verso i 2800 metri. Questa è la fortezza, ma c'è la Pilarella in testa che viaggia verso i 2800 metri. L'equipaggio composto dal timoniere Alessio Bausani, dal primo reme Lorenzo Benedetti, dal secondo reme Gianmarco Russo, dal terzo reme Dino Pari, dal quarto reme Alessandro Landini. Questo è il Guzzo Scirocco, è quello che vediamo inquadrato con la Pilarella che vola verso i 2800 metri in forma rock, in forma rock il Rione Pilarella. Sì, allora indubbiamente la Pilarella vincerà il palio meritatamente, l'avrebbe vinto anche se non fosse successo niente. Ma io ritorno al discorso di prima, io mi aspetto veramente una presa di posizione da parte della federazione, perché le federazioni a qualcosa devono servire, voglio dire, e te lo dico pure come presidente del tennis, lasciami un po' sfogare, via Paolo, ma queste federazioni ogni tanto qualcosa di buono lo vogliono fare o non vogliono fare? No, no, ma con me sfondi una porta aperta, sono d'accordo, se c'è l'egida della Federazione Italiana Canottaggio, come c'è l'egida in questo caso per il Palio Marinaro dell'Argentina, certo, della Federazione Italiana Canottaggio, possono venire qui a su al campo un fatto di del genere, no, deve chiarire cosa è successo. Siccome che in passato ogni volta che succedeva qualcosa di strano chiudevano il discorso dicendo non è materia nostra, se ne deve occupare l'ente palio, e allora stacchiamoci da questa federazione che ci costa e basta, non poi ci dà niente. Sarà motivo di discussione e di grande interesse quella che ha sollevato Cristiano Anichini, ma noi adesso torniamo ad occuparci della cronaca del Palio Marinaro dell'Argentario. Paolo Bracci, 2800 metri e avete fatto il vuoto. Ebbene sì, diciamo che la Croce sta dietro, ma non credo a... No, ecco, questa è la è l'immagine tipo sì, di questo palio eclatante, chiara, sì, limpida, lineare. La Pilarella adesso sta dominando, sta dominando 2800 metri, la Pilarella sta dominando. Alessio Alocci, ahimè sì, si vede chiaramente a un passo di gara diverso dagli altri. Questo vuol dire prendere vantaggio ad ogni palata, ad ogni girata, in ogni singolo momento della gara. Gli altri, la Croce ha tenuto nelle prime due o tre vasche, poi probabilmente, ripeto, il passo gara è un po' più lento. È il palio che ci aspettavamo, la Pilarella più forte. E Valle, seppur si stanno dannando l'anima, sono rimaste un po' più attardate. Ma si vede chiaramente anche dalle immagini che l'insieme, la palata, il colpo della Pilarella è un colpo più fluido, più potente in acqua, che poi alla fine ti fa portare un passo gara migliore. Passo gara migliore, dice Alessio Alocci. Nessuno sembra poter più soffiare il palio alla Pilarella. Carlo Costanzo, questi sono i tempi che sono stati fatti in allenamento. Pilarella sempre seconda Croce, terza Fortezza o quarto Valle, insomma i due erano Fortezza e Valle, e quella che stava un po' più vicino, diciamo, era la Croce, però la paura nostra era che ai 2000 metri la Pilarella se ne fosse andata via, e così è successo. Cristiano Anichini, mentre attenzione, stiamo arrivando ai 3200 metri, sarà l'ultima virata a terra, perché poi si andrà verso i 3600 metri, virata a mare e via, ci sarà l'arrivo. Cristiano Anichini, Pilarella, padrona del Palio Marinaro dell'Argentario, edizione numero 79. Sì, non c'è discussione su questo, bisogna anche essere sportivi, ammettere la superiorità. Io continuo a fare complimenti ai ragazzi della Croce, a tutto il consiglio, perché non è veramente facile in questo momento fare un equipaggio, tutte le difficoltà e tutto. Spero che la Croce riesca a tenere il suo passo per mantenere il vantaggio sulla Fortezza. Siamo ai 3200 metri, ultima virata a terra, larghissimo il vantaggio della Pilarella, larghissimo, vorrei dire immenso il vantaggio della Pilarella, immenso, ha già virato, gli altri devono ancora arrivare, arriva la Croce che è seconda, poi c'è la Fortezza, Valle fuori dai radar in questo momento, ma sappiamo che ci sono delle polemiche in corso, sembra che sia stato disturbato l'equipaggio del Valle. Io non mi sono accorto di niente, però non ci siamo accorti di niente, però ci sono grandi proteste qua in comunque piazza. Comunque ci sono i video.
e peraltro con queste splendide immagini anche dal drone, guardate, malgrado la pioggia, nulla ha fermato lo sforzo organizzativo del Palio Marinaro dell'Argentario, sia per la gara vera e propria, sia per la produzione televisiva e quindi la copertura mediatica. Questo è il Valle che comunque continua a ricevere gli applausi dei propri sostenitori. Siamo nel tratto, nel tragitto tra i 3200 e i 3600 metri, ci avviciniamo perlomeno stanno andando gli equipaggi verso l'ultima virata prima del rush finale dei 400 metri. Sarà un rush, sarà tutto una passerella, da vivere, più che un rush, dice purtroppo bene, sarà Anichini. Una passerella Anichini, perché sarà la passerella della Pilarella, che se la godrà tutta la Pilarella, peraltro dal Gavitello numero 2, proprio vicino ai propri sostenitori, e quella sarà una passerella straordinaria, una passerella in parte rock, in parte di liscio, a passo di danza, perché davvero questa è una vittoria sul tappeto rosso, una vittoria sul tappeto rosso per la Pilarella, che continua a navigare in maniera impeccabile, guidata dal timoniere Alessio Bausani, e poi il suo equipaggio è lì, guardate che passo di gara stupendo, con il primo reme Lorenzo Benedetti, il secondo reme Gianmarco Russo, il terzo reme Dino Pari, il quarto reme Alessandro Landini, Paolo Bracci, dicelo, lo so che c'è ancora la scaramanzia, ma quanto stai godendo, dicelo, stai godendo, è giusto che godi, dai, è giusto che godi, siamo ai 3600 metri, è l'ultima virata, goditela come se la stanno godendo tutti i pilarellai. Voglio pensare anche alla presidente della Pilarella, Alessia Galatolo, al segretario Claudio Busonero, stanno, ultima virata per la Pilarella. Paolo, dici quanto stai godendo? È un'emozione meravigliosa, perché vincere il palio è sempre una grande emozione, e dopo questa astinenza lo è forse ancora di più. Il palio è questo, cioè è questo, non tanto la vittoria, ma il fatto di rivedere questi Guzzi e 20 persone che hanno avuto il coraggio di sfidare ancora una volta per il palio il mare. Bellissima sensazione, un palio che ci dobbiamo dire senza mezzi termini, ce lo siamo meritato dall'inizio alla fine. E da domani ci sarà la corsa all'organizzazione per togliere la Coppa d'Oro alla Pilarella. Allora, cari amici telespettatori, siamo in diretta televisiva da Porto Santo Stefano, 79esima edizione del Palio Marinaro e l'Argentario. Sta trionfando la Pilarella. Questa è la passerella, ultimi 400 metri del Palio Marinaro dell'Argentario, ultimi 400 metri dei 4.000. Alessio Bausani ha già alzato la bandiera con i colori bianco, rosso e blu. La Pilarella è già in trionfo, ad un passo rock. Stanno pensando loro, noi siamo sempre qua, stanno cantando, noi siamo sempre qua. Sono passati per la precisione 1096 giorni da quel 15 agosto 2019, ma li hanno riallacciati, Paolo Bracci, li avete riallacciati a passo di rock in maniera incredibile. Neanche Vasco Rossi, neanche una rockstar avrebbe potuto fare di meglio. Basterebbe vedere i brividi che ho in questo momento. Noi siamo ancora qua, sta urlando la Pilarella, guardate con quanta nonchalance sta alzando la bandiera Alessio Bausani. Questa è la vittoria più bella, vittoria numero 26, la Pilarella è il rione che ha vinto più pali, 26 pali, con questo lo mettiamo in bacheca, sì, lo stiamo mettendo in bacheca, dice Alessio Bausani, che guarda il popolo della Pilarella, guarda i propri campioni, abbiamo vinto noi della Pilarella, dice Alessio Bausani. Che vittoria, amici telespettatori, che vittoria stupenda, meravigliosa, impetuosa, fantastica Pilarella. E questa è la festa straordinaria, seconda la Croce che arriva adesso, terza la Fortezza che tazza gli adesso il traguardo. La Pilarella impetuosa, a passo di rock,
come voler dire siamo sempre qua noi, come direbbe Vasco Rossi, noi siamo sempre qua. Sono passati 1096 giorni, ma sembrano ieri. Avete rivinto, Paolo Bracci, anzi avete stravinto mentre arriva adesso il Valle quarto. Paolo Bracci, stupenda vittoria, edizione numero 26, vi confermate i campioni e il prossimo anno potrete pensare di vincere la Coppa d'Oro. Quante cose tutte insieme, Paolo Bracci. Il prossimo anno c'è l'80esima edizione. Conta vince il Palio, quindi se Paolo ora conferma quello che ha detto prima, non gli interessa la Coppa d'Oro. Edizione numero 26, erano già pronti i manifesti 26, il popolo della Pilarella in acqua. Paolo Bracci, vittoria numero 26. Una vittoria meritata. Al di là di tutto, certo il prossimo anno sarà più dura, ma abbiamo dimostrato che dopo 1096 giorni, questo ti posso dirtelo, 1096 giorni di godimento sì, perché eravamo campioni, siamo confermati campioni, siamo ritornati i campioni della Pilarella. Paolo, questo è il momento anche delle provocazioni. Hai detto a me conta vincere il Palio, non la Coppa d'Oro, però quando uno è lì, se vince anche la Coppa d'Oro non è che la butta via, perché pensiamo già all'edizione 2023. Aspetta, che lì c'è sempre da vedere il discorso del regolamento. Tre pali consecutivi. Perché c'è stata l'interruzione. Tre pali consecutivi. E questo è quello che ci aspetterà. Edizioni di fila. Devono aspettare a cantare. Senti Carlo, visto che hai il microfono. Vabbè, ma Carlo sa il regolamento meglio di tutti. Bravo, tre pali consecutivi. Come no? Vedo, due anni non sono stati. Vedo che stanno facendo festa anche qua, anche sotto di noi, i tifosi della Pilarella. Carlo, visto che hai il microfono in mano, mentre questo è Alessio Bausani, il popolo della Pilarella in acqua, in mare. Vorrei dire anche, aspetta, vedo un meno 10 che ha rivolto al Valle, meno 10, 16 vittorie per il Valle, 26 per la Pilarella. Ha più 10 e a meno 2 di Coppe d'Oro, non ci accontentiamo di quei pochi minori. E adesso è tutto un tourbillon di colori bianco, rosso e blu. Però ti stai a freddo a meno 10, stai parecchio a freddo. Non ci ha fermato nessuno, direbbe la Pilarella, neanche l'acqua. A questo punto neanche il Covid ha fermato la Pilarella, perché ha vinto prima del Covid, ha vinto dopo il Covid. E adesso c'è la figlia di Ninnarello che lo sta prendendo in giro, perché la figlia di Ninnarello è dove sei, tifosa, papà? Tifosa della Pilarella. Questi sono bisogna subire, famiglia, bisogna subire, bisogna subire. Allora c'è il delirio, c'è una bolgia incredibile, come è giusto che sia. Qui sta facendo già iniziata la grande festa della Pilarella, è una bolgia fantastica, meravigliosa. Senti, si è visto tutto in questo Palio, anche quello che non si era mai visto prima. È tornato il Palio, c'è stata la pioggia, le nuvole, è cambiato il vento, mare calmo, mare mosso, poi mare un po' calmo, un po' mosso, poi le proteste del Valle, la vittoria della Pilarella, le prese in giro, gli sfottò. Questo è il Palio, amici da casa. È l'essenza del Palio. E dico, il prossimo anno è l'80esima edizione. Guarda Paolo, vediamo lo striscione come godo intanto, visto che ti avevo detto come stavi godendo, lo hai detto come ma godo. Questo striscione era già pronto. Allora dicevi, Paolo, il prossimo anno è l'80esima edizione, cosa stavi dicendo? Ma è l'80esima edizione, speriamo di fare 27 pali vinti il prossimo anno, perché a me interessano i pali vinti. Allora, mentre vediamo queste splendide immagini, le considerazioni finali dei nostri amici, allora vediamo di riordinarci anche noi. Alessio Alocci, le considerazioni su questo Palio in generale e sulla tua fortezza. Vabbè, allora intanto complimenti a Rione Pilarella, che ha vinto meritatamente questa edizione, dimostrando anche quest'anno di essere più forti con un ottimo passo gara sin dall'inizio, dalla partenza hanno fatto vedere qualcosa in più. Fortezza, sono comunque contento della gara che è stata fatta, un terzo posto alla fine non lontano dalla croce, e da oggi riparte il countdown per l'anno prossimo e noi saremo ancora qua più cattivi di oggi.
più allenati di oggi, più consapevoli di oggi, sicuramente per dare battaglia alla Pilarella, alla Croce e al Valle. Bene, grazie Alessio Locci, ovviamente rimanete tutti qua con noi. Diamo, mentre vediamo Alessio Bausani continua a sventolare la bandiera della Pilarella, questa è verso il volo della Pilarella, ci ricorda Paolo Bracci. Queste sono le immagini meravigliose dall'alto di Porto Santo Stefano. Che perla dell'Argentario meravigliosa, amici telespettatori. Diamo la linea alla regia per la pubblicità, ci ricomponiamo, ci riprendiamo anche noi e tra poco torniamo in diretta sempre da Porto Santo Stefano, perché c'è da assistere alle premiazioni ma anche da sentire le considerazioni su questo epilogo straordinario del Palio Marinaro dell'Argentario. Tra poco in diretta, torniamo in diretta dopo la pubblicità. Valdichiana, dalla nostra dimora storica è iniziato un viaggio verso l'eccellenza. Nella nostra vita abbiamo sempre fatto vino. Cantine e vigneti San Luciano, vini di Toscana, nelle tavole del mondo. Bar Giulia, in via del Molo a Porto Santo Stefano, è dal 1850 un punto d'incontro per turisti e santostefanesi, con la sua gelateria artigianale o un aperitivo sulla terrazza a fronte mare. A pranzo poi, il Bar Giulia ti delizia con i suoi carpacci, le focacce, gli sfiziosi panini, tutti preparati con ingredienti di primissima qualità. E a sera il Bar Giulia prepara con il suo team di professionisti drink particolari da gustare, ammirando il piazzale dei Rioni e il suo mare. Bar Giulia, in via del Molo, a Porto Santo Stefano. Troviamoci lì. Dal Greco, la storia della cucina d'eccellenza sul Molo di Porto Santo Stefano. Dal Greco, dove la raffinatezza e l'eleganza sono tornate a vivere sul Molo di Porto Santo Stefano. Dal Greco, il punto d'incontro di specialità di pesce con prestigiosi vini di massima qualità. Dal Greco, per far sì che una semplice cena diventi una serata indimenticabile. In via del Molo 1, a Porto Santo Stefano. Siamo tornati in diretta, allora chiaramente c'è grande concitazione per l'epilogo del Palio che ha visto la vittoria della Pilarella, la 79esima edizione del Palio Marinaro dell'Argentario. Grande concitazione, stiamo rivedendo anche la partenza falsa e poi dopo c'è stata la partenza regolare. Eccola qua, Cristiano Anichini per la Croce, le considerazioni su questo Palio. Ma le considerazioni sono semplici. La Pilarella ha vinto meritatamente, le previsioni sono state rispettate, anche penso sulle distanze e su tutto. Pensiamo seriamente a quanto ci possa servire una federazione che gestisce la gara in questa maniera, voglio dire. Non penso che la Pilarella o tutto l'ordine d'arrivo sarebbe stato diverso, però... Per dare credibilità ad una manifestazione che è affiliata ad una federazione, secondo me
ci vorrebbe un intervento un po' più deciso. Capisco l'amarezza dei pallaioli e comunque faccio complimenti alla Pilarella e sempre forza croce e complimenti a tutti i nostri ragazzi. Grazie, vi saluto, grazie a Cristiano Anichini di Cucitella che ci ha tenuto compagnia, è stato prezioso con il suo contributo in questa diretta da Porto Santo Stefano per la 79esima edizione Palio Marinaro e l'Argentario. Abbiamo raccontato in diretta le proteste del Valle perché evidentemente qualcosa non è andato per il verso giusto, noi dallo schermo televisivo non ci siamo accorti, però le proteste sono state evidenti, è venuto a manifestarci il perché, i motivi della protesta. Stefano Mataloni del Valle ci dice cosa vi ha dato noia, cosa non ha funzionato. Buonasera a tutti, innanzitutto complimenti alla Pirarella che ha vinto il palio, soltanto che voglio dire una cosa, purtroppo la ripresa del palio è bella perché dopo il Covid abbiamo ripreso tutto, ma in questa maniera qui è stata veramente, permettetemi dirlo, una vergogna. Una vergogna da parte della giuria che mi sembra che era la terza vasca da andare fuori, si introdotte nel campo di gara. Io ero in comune, da dietro ho visto due barche, non so se erano gommoni o meno, il nostro rione, che sono degli esordienti che si sono allenati come tutti gli altri, e per arrivare ultimi in questa maniera con una corsia invasa da due barche e il nostro timoniere purtroppo ha dovuto fare una S e abbiamo perso, io non, quantitativamente non lo posso dire, ma almeno 50 metri. Arriviamo ultimi, è vero, siamo un equipaggio giovane, inesperto, ma arrivare ultimi in questa maniera non ci sta bene. Dal comune l'ente palio ha telefonato alla giuria a mare e la giuria a mare ha detto per noi è tutto regolare. C'era anche un nostro rappresentante, ma dove è la barca della giuria a mare? La prospettiva non può vedere l'invasione di queste barche, si è visto benissimo in televisione e da dietro, dal comune dove eravamo noi. Allora io dico una cosa, la federazione, i giudici, se devono venire a giudicare una gara di questo genere, si devono mettere in altre prospettive, non possono mettersi soltanto in una prospettiva o non guardare un video. Il video, siccome non l'hanno visto, hanno fatto proseguire la gara. Arrivare ultimi ci sta bene, sono 15 anni che arrivamo ultimi, non ci interessa, ma arrivare ultimi in questa maniera qui non ci sta bene. Abbiamo chiesto più volte di fare ricorso, non ce l'hanno accettato e la giuria a terra, finisco, la giuria, l'ente palio ha detto, noi abbiamo telefonato, ha detto che per loro va bene, non va bene per niente, mi dispiace. Io dico una, chiedo soltanto una cosa, dobbiamo toglierci da questa federazione, perché se si comporta in questa maniera vuol dire che noi possiamo fare anche da soli, per 70 anni abbiamo fatto da soli e continueremo a farle da soli. Grazie a tutti, grazie, scusate Stefano, lo sfogo, ma è stata una cosa vergognosa e rinnovo i complimenti ai ragazzi della Pilarella. Stefano, per noi è stato uno smacco, ci dispiace. Hai fatto una protesta in maniera molto civile, ti ringraziamo. Stefano Mataloni, abbiamo Alessandro Landini, vieni grande! Grandissimo Alessandro Landini, complimenti Alessandro. Grazie Paolo, vittoria grazie. Strepitosa, grazie. Meravigliosa, una vittoria rock l'ho definita, una vittoria rock, perché davvero poi siete andati via proprio in maniera sublime e poi all'ultimo avete staccato tutti, gli ultimi 400 metri, è stata, questo è un abbraccio straordinario, complimenti, grande. È stata una passerella meravigliosa, vieni con Pietro Paolo, col giovane Pietro Paolo. Allora Paolo, dico una cosa sola. Vai. Microfono. C'è da svuotare il guzzo, portarlo a mare, poi alle 8:30 deve essere al lavoro. Il ragazzo qua, se lo vogliamo chiamare ragazzo, voleva dare il congedo dal palio nel 2019. Invece abbiamo fatto oggi ha dimostrato tutto il cuore, tutta la forza e tutta la voglia che noi mettiamo verso i vocatori, tutto l'amore che noi esprimiamo tutto l'anno, chi c'è di meno, chi c'è di più, noi siamo sempre con loro, noi viviamo di emozioni pure, questa è la Pilarella e solo la Pilarella regala questo, grazie.
Come farai? Grande, grande, naturalmente è stata una... complimenti, complimenti. Naturalmente è stata una gara vittoria di gruppo. Di gruppo partita da un inizio dell'anno molto burrascoso a livello personale. Infatti io questa vittoria la dedico a mia moglie. Guardate l'emozione, il palio è questo, il palio è questo! A mia moglie e mio suocero che è scomparso. Questo ti fa onore, Alessandro, Alessandro Landini, questo pianto, questa commozione ti fa onore come la vittoria, anzi più della vittoria, perché questo significa essere uomini, questo significa provare le emozioni, questo significa ricordare, ha voluto ricordare il tuo suocero, la tua famiglia, e stai piangendo, lo so, le parole sono strozzate dall'emozione. Questo, amici telespettatori, è il palio Mariano e l'Argentario. Tutto questo, le polemiche, la gara, il folklore, i colori, l'emozione, la capacità di non riuscire a parlare perché stai piangendo, Alessandro Solari. Sì, no, infatti, no, è stata una gran vittoria. Abbiamo dimostrato anche in allenamento che, diciamo che eravamo un po' tutti alla pari, ma avevamo un leggero vantaggio e alla fine l'abbiamo dimostrato. Anche un pochino più in distanza. Io sono felicissimo per me, per il mio gruppo, i miei compagni, e ora allora andiamo a festeggiare. Allora, prima di andare a festeggiare c'è Edoardo Carrai che viene qua. Edoardo Carrai che è della produzione, ovviamente, gli passiamo il microfono. Senti, perché Edoardo, questo che cosa è? Alessandro, questo era la bottiglia, una Magnum importante delle cantine San Luciano dedicata alla barca vincitrice. Allora, questa è una bottiglia che le cantine San Luciano dedicano alla Pinarella perché avete vinto voi. Grazie, grazie infinite, grazie infinite. Evviva il palio! Evviva, grazie il palio a tutti. Alessandro Landini, grazie. Allora, complimenti, adesso vai in comune, Alessandro. Vai in comune e ti vedremo dal comune. Vieni, Paolo Bracci. Microfono, aspetta. Allora, qui lo abbiamo menzionato prima, Pietro Paolo. Pietro Paolo. Pietro Paolo, un ciao. Piccolo pinarellaio. Quanti anni ha? Nato a novembre 2019, nella pancia della mamma ha visto vincere un palio. Oggi, dopo due anni di distanza, lo rivede vincere. Vediamo, davvero. Ovviamente anche Pietro Paolo ha una bella maglietta per che cosa dice? Qui Pinarella. Red, white and blue. Rosso, bianco e blu. È la maglietta di quest'anno. Comunque, avete sentito Alessandro. Ecco, lui è per antonomasia la persona che forse racchiude il senso del gruppo, la serietà di questo gruppo, la compattezza, ma anche la quasi grande senso professionale di fare il palio. Lo amano il palio e si vede. Paolo, mentre c'è Pietro Paolo che ovviamente ti dà noia, vuole fare festa, vediamo la grande festa della Pinarella che si sta preparando, guarda che meraviglia, con il cuore. Ora andiamo sotto il comune, grazie a tutti, grazie a Adesso TV, sempre grandioso in questa occasione. Grazie, grazie e forza, grazie Paolo, forza e viva il palio, grazie a tutti e grazie anche a tutti gli altri rioni, perché comunque i ragazzi hanno fatto il palio, tutti in qualche modo, anche se non sono arrivati i primi, l'hanno vinto, bravi. Grazie Paolo Bracci. Allora, noi ci fermiamo per la pubblicità e poi commenteremo con Carlo Costanzo Ninnarello tra poco dopo la pubblicità, mentre ovviamente anche con Alessio Alocci, mentre guardate che festa che c'è sotto il Palazzo Comunale a Porto Santo Stefano, la Pinarella sta festeggiando la vittoria numero 26 del Palio Marinaro dell'Argentario. Era il più 10, poi non meno 10, vedi che... Allora, guardate il bandierone con il cuore bianco, rosso e blu che sventola. Noi torniamo tra pochi minuti in diretta da Porto Santo Stefano per la premiazione che merita assolutamente di essere vista e commentata. Grazie.
In una location mozzafiato direttamente sul mare della Costa d'Argento, in località La Soda a Porto Santo Stefano, ecco il ristorante I Due Pini, unico e inimitabile per la sua posizione e la sua cucina di grande professionalità. Se poi cerchi un pranzo o una cena di pesce, quel profumo di mare da farsi ricordare con un servizio di prim'ordine, il ristorante I Due Pini risponde a questi requisiti. Lo sciabordio delle onde, il gusto di fresco e genuino, un tramonto sul mare dell'Argentario, ecco il mix che puoi trovare solo ed esclusivamente al ristorante I Due Pini, in località La Soda a Porto Santo Stefano. Siamo tornati in diretta da Porto Santo Stefano, è Paolo Massacca che vi parla. Amici telespettatori, vi abbiamo raccontato la vittoria numero 26 della Pilarella al Palio Marinaro dell'Argentario, tornato dopo la pandemia, 79esima edizione di questa manifestazione stupenda, meravigliosa. Palio Marinaro dell'Argentario ha vinto la Pilarella, ha stravinto perché in testa dall'inizio alla fine, anzi poi ha ulteriormente aumentato il vantaggio, virata dopo virata, vasca dopo vasca, ha finito in scioltezza con un'autentica passerella a suon di rock per riallacciare il discorso con la vittoria. Aveva vinto nell'edizione prima della pandemia, ha vinto la prima edizione post pandemia. Questo è Dino Pari, è l'equipaggio della Pilarella che sta entrando in Palazzo Comunale. Carlo Costanzo Ninnarello, che hai fatto con noi la telecronaca, c'è il rammarico forte da parte del Valle, come ha espresso bene Stefano Mataloni, intervenuto al nostro microfono, ne sia ben chiaro, per scomprare il campo da qualsiasi equivoco, non è in discussione la vittoria della Pilarella, meritatissima, ma c'è un episodio che ha danneggiato il Valle. Un episodio che ha danneggiato il Valle, perché ci stavamo lottando, diciamo, con la croce Pilarella e Valle, il secondo, il terzo e il quarto posto, c'è stata quell'intrusione di barche dentro il campo di gara che ci ha fatto fare una S e ci ha fatto perdere parecchi metri. Tutto lì il discorso, là. Quello, ecco l'altra figlia che ha vinto. Però il discorso poi del Palio, cioè dagli allenamenti si era visto che la Pilarella era la più forte. Ora magari la croce era un pochetto più vicino, ma quando io gli dicevo anche al mio amico speciale che il Palio sarebbe finito con un tempo alto, perché gli allenamenti si vedevano che i tempi erano sempre alti per tutti, loro erano un po' meglio degli altri. Però alla fine un 24,53 che ha vinto la Pilarella, negli ultimi 10 anni arriva ultimo o penultimo, in modo di dire, perché l'ultimo Palio che ha vinto la Pilarella ha fatto 24,31, quello prima ancora 35, la croce, cioè tempo altissimo. Però giustamente ha vinto, di stop, però questo è lo stop e gli allenamenti, però è un tempo altissimo. E l'altro hanno fatto peggio della Pilarella, non è che hanno fatto meglio, nel senso che purtroppo se la Pilarella ha vinto, l'altro hanno preso troppo distacco. Io pensavo che la croce si avvicinasse almeno a 5-6 secondi alla fine, invece ce l'ha presa una 15 in abbondanti. Tutto lì il problema, però era una cosa lineare, Pilarella, croce, Valle o Fortezza, Fortezza e Valle. Beh, ringraziamo Carlo Costanzo che, come al solito, con la sua verve, la sua simpatia, la sua competenza ha arricchito questo pomeriggio. Alessio Alocci, per la Fortezza, le considerazioni finali, ringraziandoti per la competenza che hai dimostrato, l'attenzione e aver dato un contributo importante a questa diretta, mentre vediamo adesso Alessio Bausani, gli altri componenti dell'equipaggio Pilarella che stanno godendo il momento che precede la premiazione e l'ovazione del proprio pubblico, del pubblico della Pilarella, e ricevono anche i complimenti degli altri equipaggi. Prego Alessio Alocci. Io vi ringrazio innanzitutto voi che mi avete invitato anche quest'anno qui per fare questo commento diciamo tecnico alla gara. Per quanto riguarda la Fortezza, ribadisco quello che ripetevo prima. Sono orgoglioso dei ragazzi perché comunque hanno disputato la loro gara, non hanno mollato nulla, anzi nel finale hanno anche ricucito un po' il divario con la croce, che a metà gara già sembrava essere, diciamo, leggermente abbastanza più avanti, invece alla fine sembra che abbiamo un po' ricucito. E da qui è un punto di partenza, non è un punto d'arrivo. È un punto di partenza per ripresentarci appunto l'anno prossimo con più consapevolezza nei nostri mezzi, con un altro anno di preparazione in più. Certo, anche gli altri si prepareranno, noi cercheremo di, con i nostri ragazzi,
di allenarci ancora più intensamente, ancora più duramente, con un obiettivo uno ed unico soltanto, che è quello di vincere il Palio, per fare in modo che non vinca o la Pilarella o la Croce o il Valle. Cioè, non mi interessa avere un solo, ma no, l'obiettivo è uno solo, non importa chi è l'avversario, li devi battere tutti e tre. Quindi noi, certo, il prossimo anno i nostri ragazzi, sono sicuro, da come sono scesi già stanno pensando al prossimo anno. Alessio Valocci, ti vorrei anche chiedere una valutazione sul Palio, che è tornato in tutto il proprio splendore, con folklore, tifo, un pubblico meraviglioso, pazzesco, incredibile, una presenza non soltanto numerica di grandissima entità, ma un trasporto, una passione fantastica, pazzesca, la gara bella, anche se la Pilarella l'ha dominata, però è stata sempre affascinante. E poi non sono mancate le polemiche, come diciamo fa parte anche quella, è una componente del Palio, insomma un Palio Mareale dell'Argentario che dopo la pandemia è tornato in tutto il suo splendore, diciamo, non è rimasto arrugginito, ecco. No, è tornato tutto. Naturalmente il popolo santostefanese aveva voglia di ritornare a vivere, ribadisco il concetto di ritornare a vivere, quindi fino alle 19:15 è stato uno spettacolo unico per tutti i rioni. Tutti hanno ritornato a far vedere le proprie doti, sia in sfilata che in acqua. Poi naturalmente la gara è quella che è, quindi un rione vince e gli altri perdono. Ci sono state queste grosse polemiche da parte del Rione Valle che sicuramente andranno approfondite. Io, come ho detto prima, noi da qui, dalla TV, non ce ne siamo accorti. Io sinceramente avevo gli occhi su Croce, certo, Fortezza, Pilarella, non guardavo il quarto capitolo, quindi non ho visto bene. Sicuramente è un aspetto da approfondire, fermo restando che questo qualcosa da approfondire è successo. Sicuramente da approfondire per cercare, detto tra noi, che non risucceda più, nel senso che in questo momento questo tipo di problema non ha inficiato il risultato della gara. Poi per i ragazzi che si sono trovati in quella difficoltà ci mancherebbe, va tutta la mia comprensione, però dobbiamo pensare se fosse capitato ad un altro rione che magari aveva chance di vittoria lì, magari. Quindi l'obiettivo a questo punto, secondo me, è approfondire la questione e fare in modo che non si ripresenti la prossima volta. Esatto, esattamente. Carlo Costanzo, stavo parlando con Alessio Locci, che il Palio è tornato in tutto il proprio splendore, in tutte le proprie componenti: tifo, passionalità, agonismo, polemiche. L'importante era ripartire, vedere la gara, il tifo, la gente che si è divertita. Abbiamo visto una gara spettacolare, diciamo, fino a 2000 metri, che si sapeva che aveva vinto la Pilarella. Però l'importante è che la gente ha ripreso vita col Palio. Poi si è vista tantissima gente, che era tant'anni che non si vedeva così tanta, specialmente in curva, sul coso di là, ai balconi, erano con spettacolo. Però c'è sempre il problema che poi, naturalmente, qualche polemica c'è sempre. Ora quell'incidente non penalizza, diciamo, sì, Valle penalizzato, magari poteva arrivare a terzo, quarto, però il problema è che non deve succedere. Fosse successo alla Croce, giusto, o alla Pilarella, come dice Mommo di là, sarebbe successo un macello, davvero. Prima ancora vorrei, prima di passare alla premiazione che si sta delineando, si sta organizzando in comune, vorrei tornare sulle immagini meravigliose che abbiamo visto da questo pomeriggio, ma adesso siamo all'imbrunire, mamma mia, guardiamo che colori, lo diciamo con orgoglio, questo il sol rosso di sera, questo è Porto Santo Stefano, questo è l'Argentario, scusate se è poco, ma secondo me una cartolina del genere vince con qualsiasi altra località del mondo. Vedi il rosso che specchia su tutto il mare, vedi, qui in 10 minuti si va da temporale al sole. Le nuvole sono sparite. Sono sparite, è spuntato il rosso del sole, è spettacolare adesso. E viva l'Argentario! Sempre, sempre. E viva la Maremma, e viva tutta la Toscana. Viva l'Italia, evviva. Però Porto Santo Stefano, cioè, merita di essere vista. Questo è spettacolare, questo è un palio che va visto. Chi è lo deve venire a vedere per forza, sì, è bellissimo. Sì. Alessio Alocci,
te, abbiamo detto in apertura, mentre questo è l'arrivo, la regia ci ripropone l'arrivo della Pilarella con Alessio Bausani che alza la bandiera bianca, rossa e blu della Pilarella. Guardate, questa è la passerella stupenda, questa è quella che sognano tutti, perché 400 metri in cui hai la vittoria in tasca, sai che non ti può sfuggire mai più, e ti godi quei 400 metri in cui c'è il boato dei propri tifosi. Guardate Alessio Bausani come se la gode, le braccia aperte come per dire gode, voglio questo momento, me lo voglio godere. Poi si volta verso i tifosi della Pilarella e dice vorrei godermi questo momento fino in fondo, che non passasse mai, me lo vorrei bloccare. Chi vince purtroppo, questi sono sempre i movimenti che fanno tutti quelli che vincono, si alza il timoniere e guarda, poi tutti vanno a festeggiare. Adesso tutto l'equipaggio si alza e ci sono già i tifosi della Pilarella in acqua, guardate che bello, che meraviglia, stupendo, 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 meraviglioso. È veramente un abbraccio non solo simbolico, ma un abbraccio autentico, reale, collettivo. Perché poi alla fine, dopo due anni di stoppe, la gente aveva proprio fame di palio, anche i tifosi stessi, l'altra sera, ieri sera uguale, c'era una marea di gente in giro a sostenere Rione. Era tanto che si vede una cosa del genere, sempre con le dovute cautele, però questo è stato spettacolare. Alessio Alocci, diceva Carlo Costanzo, rosso di sera, guardiamo che immagini, questo è l'argentario, abbiamo detto in apertura. Queste sono i mini voti della Croce, ai parenti di Giulia e Alessandra della Croce. Che salutiamo, Giulia e Alessandra. Te vivi a Milano, ovviamente hai Porto Santo Stefano nel cuore, l'argentario nel cuore, quando uno vede queste immagini come fa a non rimanere ammaliato? Questa è una cartolina del nostro paese, può fare il giro del mondo, pochi posti diciamo, possono non avere... ci sono filtri qui, eh. No, questo no, è reale, non è autentico. Non c'è bisogno del filtro, cartoline dall'argentario se la lottano con le località più rinomate che si trovano in giro per il mondo. Sì, guardate che meraviglia, diciamo magari l'argentario è famoso nel mondo, Porto Santo Stefano lo conoscono tutti. Ricordiamo dall'altra parte del promontorio c'è un'altra località stupenda che è Porto Ercole, però magari qualcuno che oggi ha visto il Palio Mareale dell'Argentario in televisione rimane colpito e diciamoglielo, vieni all'Argentario perché vale la pena. Venite all'Argentario non solamente per vedere il Palio ma anche per godere del nostro paesaggio, del nostro mare. Sentite, adesso fra poco ci sarà la premiazione, la vorrei commentare con voi, se siete così gentili di rimanere, sarà una grande festa. Grande. Uomo, terzi e quarti, questi erano... Ma infatti... No, non è che siamo rimasti male, diciamo che chi ci è rimasto male è un po' di Giulia Croce che credeva di magari di fare i tempi della Pilarella. Noi sapevamo che la distanza era tanta. Comunque una delusione, cioè nel senso quando il proprio Rione... Sì, per l'amor di Dio. Comunque una delusione. Sai, seppur tu parti con sapendo che non indietro. Puoi fare, comunque ti ripassi dentro questa forte delusione che il tuo Rione non però ha vinto. Però come ti ripeto, io sono orgoglioso del mio Rione, sì, sono contento di quello che ha fatto che quando, il prossimo anno ritorneremo. Quando fai gli allenamenti che vedi che i tempi non ci sono, cioè capito? La cosa è quando ti vedi che il Guzzo va bene, scivola, fai tempi, ma quando vedi che i tempi non ci sono, cioè, non puoi inventarti che poi vince il Palio, capito? No, allora il giorno del Palio non si inventa nulla, capito? E quello è più che dico io. Se si arriva lì in un certo modo è perché hai lavorato bene durante l'anno, hai curato tutti i minimi particolari e quindi poi questo tutto l'insieme, non solamente l'equipaggio che è a bordo, anche le persone che lavorano dietro, e non scordiamoci che dietro l'equipaggio parliamo, c'è una marea di persone che lavorano. Qui parliamo di gara, lascia perdere il discorso del consiglio. Se la gara è la gara. Se i ragazzi vanno bene in acqua, è merito dei ragazzi che stanno in acqua ed è merito delle persone che aiutano dietro, perché se vanno bene i ragazzi in acqua da soli e dietro non c'è nessuno, è difficile. È difficile è tutto, raggiungere degli è obiettivi. È tutto un insieme, però alla fine quello che conta è la squadra, no? È come tutti i sport, la squadra che va in campo e poi deve stare attenta a non sbagliare niente, capito? Se però ti dico io i tempi non ci sono, senti, ti puoi inventare un 24-35? Non inventi nulla, ma questo sono d'accordo con te, il Palio si prepara, certo. Quando si arriva al momento tutti i minimi dettagli sono, e anzi devono essere preparati, certo, che può essere una partenza, che può essere una girata, che può essere un passo gara, tutto, che può essere anche una strategia alternativa
nel momento topico sì. della gara, che magari si pensava di essere una certa situazione e invece sei in un'altra. Tutto deve essere preparato, tutto deve essere affrontato con una certa consapevolezza. È giusto, è giusto. Qui vediamo i tifosi del Valle che comunque non hanno ancora abbandonato la piazza, almeno alcuni rimangono. No, ma giustamente la festa deve essere per tutti, ha vinto la Pilarella, poi noi festeggeremo i nostri ragazzi, perché giustamente sono quattro giovani ragazzi ed non è giusto lasciarli soli durante la premiazione, tutto lì il problema. Nessuno deve abbandonare i ragazzi. Certo, certo, è giusto. Credo che sia una teoria questa che sposa anche Alessio Alocci. Ovviamente. I ragazzi hanno dato tutto quello che potevano dare, poi non certo se si vince è meglio, ma se non si vince comunque devono avere tutto certo. l'affetto e tutto il sostegno del Rione, perché loro hanno rappresentato degnamente i colori che portavano addosso. Vogliamo anche dire, a beneficio magari di chi non conosce le dinamiche del Palio Marinaro dell'Argentario, che queste non sono gare improvvisate dove no. i 15 si fa sul guzzo. Qui c'è un lavoro che dura 364 giorni, certo. cioè si inizia dal palio dopo, dal giorno dopo, da domani, dal 16 agosto già si inizia a lavorare per il palio che avverrà successivo, nel 2023. Quindi c'è un lavoro davvero da grandi atleti, sì, di grande sacrificio, di grande spessore, con il Rione che ti chiede ovviamente di fare determinati sforzi per arrivare al massimo risultato possibile. Ma c'è un lavoro dietro, come ha detto lui, Momo, di tutto l'anno, di dirigenziale, dei tifosi, dei vocatori, perché poi non è che andiamo in acqua all'ultimo mese col gusto originale, diciamo, ma gli altri mesi c'è il gusto d'allenamento, c'è il remergometro all'inverno 3-4 volte a settimana, è tutto un impegno per tutti, perché non è facile poi capire tutto l'anno, perché chi c'ha famiglia, chi c'ha figli, chi c'ha moglie e lavoro, gestire una situazione del genere. Ci vuole un bel consiglio che dà retta a tutti e poi all'ultimo momento c'è la gara e tiriamo le somme. Alessio Locci, te hai anche disputato il palio, quindi sai benissimo quanto ci sia di sacrificio nell'affrontare la gara, cioè la manifestazione del 15 agosto è l'ultimo tassello di una serie di impegni che dura praticamente per 12 mesi. Così. Non siamo professionisti, però un ragazzo che fa il palio è un sacrificio che dura tutto un anno, quindi ci si allena sempre, quindi si fanno sacrifici sia la persona che lo fa, anche la famiglia che gli sta dietro, perché comunque tutti hanno una famiglia, chi sta magari con i genitori piuttosto che chi è sposato o altro, quindi l'impegno è un impegno grande per tutti. Diciamo che il giorno del palio è il meno, perché è solamente la gara, però per arrivare al risultato ci vuole tanto impegno, tanto sacrificio. Allora, sta andando un po', diciamo, lungo la premiazione, perché sento anche qualche fischio. Ovviamente loro si stanno girando perché il Palazzo Comunale è ubicato alle nostre spalle e peraltro diciamo che c'è anche il doping da effettuare, sì, no? quello, quindi sì. sono le operazioni di doping. Quindi, o uno. Per quel discorso del Rione Valle. Allora c'è sempre per la polemica della virata, quindi in corso. Non vorrei che tante volte danno il palio nullo e domani siete qui un'altra volta per il palio. No, ora guardano le immagini, sì, magari ma che non hanno visto. Stanno visionando le immagini e guardano il campo di gara se veramente se c'è stata un'intrusione di due barche, ma lì dipende, cioè, siamo sempre con il discorsolino. C'è un regolamento che le barche dietro non ci devono stare. Perché fanno stare le barche dietro ai cavitelli? Che dopo il fatto del Valle diverso, prima negli anni 90 ci fu il discorso che una barca si mise dietro, si spostò e il Valle sbagliò il cavitello, perché il timoniere puntava la barca lì, che era dietro. Da quell'anno è stato cambiato il regolamento, le barche dietro non ci devono stare più. Perché la Capitaneria, che la Finanza hanno fatto mettere le barche dietro il campo e nessuno ha detto niente? Cioè, quello è il problema. Il Valle, quando ha visto una cosa del genere, mi dispiace dirlo, ma il Valle ci doveva mettere in mezzo alle corsie ferma al palio, anche se era 1200 metri, perché non mi può fa 50 metri di strada in più e a me mi fa falsa, arrivo ultimo uguale magari, no, però perché mi fa falsa la gara? Quale decisione potrebbe prendere la giuria in un
in un aspetto anche questo forse anomalo, inedito, ma successo. No, il ricorso il Valle lo può fare. Sì, no, però un episodio del genere, a memoria, era mai successo? Cioè, di un equipaggio che ha dovuto fare una S perché sembrerebbe, io uso ancora il condizionale. Perché non troviamo le immagini di quella corsia dall'800 a 1200? Se si può rimediare quel, vediamo se la dagli 800 a 1200 questo, metri. Questo sforzo, perché dagli 800 a 1200 sì, metri è quella che è successo. Sì, quella valle dall'800 a 1200. Vediamo cosa è successo, effettivamente io continuo a usare il condizionale perché finché non mi rendo conto, non so, la regia sarà al lavoro, si sta ascoltando, mi dicono di no, non è possibile. Cosa potrebbe decidere la giuria? E poi vi chiedo se a memoria non ricordate che sia successo. È successo che il Valle sbagliò, però dietro le ci potevano stare le barche dietro e non poteva fare niente il Valle, ma ora che c'è il regolamento che le barche dietro non possono sostare. Non capisco perché anche quella barca grande lì, del non so che barca era, che porta le persone in giro, era dietro il capitello e non l'hanno fatta levare. Quello è il problema che non torna. Alessio Alocci. No, non ho idea di che cosa possano decidere. Fermo restando che Rione Valle sicuramente può fare ricorso, però non sono un probabilmente avrà già annunciato non sono un esperto di regolamenti, perché qui si deve prendere il regolamento alla mano, leggere cosa c'è scritto, e Ente Palio con la federazione devono interpretare il regolamento e leggere cosa c'è scritto. Però poi, al di là del regolamento, mi sembra evidente che tutti devono essere messi in una condizione certo, di svolgere la propria gara in maniera regolare. Ma a questo punto quello che mi viene a dire è che l'errore è stato fatto non in quel momento ma prima della gara, perché quando si fa il controllo del campo di gara già le barche devono essere fuori dal campo. Però ora io non vorrei che la barca sia entrata da dopo di, diciamo qui dopo il braccetto qui, è entrata dentro il campo di gara laterale. Sì. Per fare la S loro, qualcuno ha invaso il campo di gara, allora mi sa che è entrata da lì, prima del capitello. Allora, non lo so se sono le barche di là. Questo che è? Vedi allora, qua la regia intanto ci sta facendo vedere il Valle, vediamo se c'è tutta una serie di barche diciamo ormeggiate. Se una barca è entrata dentro il campo di gara, io non lo so se è quella barca, ma quella in questo momento quello, è lontana. Ecco quel guzzo lì, lo vedi il capitello del Valle della Croce? Può darsi che il guzzo dava noi al Valle. Ora non lo so se questa qui la questa è la prima corsia. Però da qui nulla. Non sembra che ci sia nessuna barca che dà di Anoia. Già quel guzzo lì era molto vicino al campo di gara. Sì, sì. Ora poi c'è da vedere. Vabbè, dopo. Comunque con la regia insomma vediamo se poi riusciamo ad arrivare al momento che ha provocato la proteste e il probabile ricorso. Sono state troppo veementi dirigenti. Non capisco. Evidentemente qualcosa è accaduto. Cioè il Valle fino a questo tempo qui, il Valle al momento era secondo o terzo. Sì. Andiamo a girare. Sì. Sa, qui c'è la prospettiva, non sì, rende. Eccolo, qui la giriamo tutti quanti. Sì, sì. E qui Vila siamo ai 400 metri. Terzo e quarti, sì, Valle qui siamo a 400 secondi. Metri. Questa è la prima virata su. Questa è la virata. Con qui Pilarella e Croce erano quasi appaiate. Sì, ma già la Pilarella aveva una punta davanti. Sì. Aveva già una punta davanti. Aveva una punta davanti e poi ha incrementato in tutta la corsia. Vasca dopo vasca. Se già la prima in terra, già il distacco. Non si è vedeva. Che la Croce ha mai recuperato terreno. È stata lì. Diciamo le prime due o tre vasche è stata lì dopo. Per il tempo che te lamentavi Carlo che era molto alto, occorre anche dire che gli ultimi 400 metri sono stati fatti davvero in... Sì, ma loro sono stati gli ultimi 100 metri. Diciamo in posizione tutti, davvero di andamento lento. Sì, vabbè, possono aver perso 10 secondi, avrebbero fatto 43, non 53. Non mi sembravano tanto rilassati nel senso Timoniere che... si è alzato, ma loro giocavano sempre. Allora... Quando si è nell'ultima vasca, anche se si ha tanto vantaggio, di solito noi facciamo sempre, lo chiamo il serra finale. Lì i ragazzi che vocano si ritrovano energie in più perché l'adrenalina che va in circolo, quindi anche dalle immagini si vedeva. È vero che Alessio sì, erano piedi, ma i ragazzi continuavano a vocare sì. E come si vedeva vocavano bene e più forte. Certo. Come se avessero qualcuno sì, hanno l'euforia della vittoria. Certo, certamente.
comunque sicuramente che, perché a quest'ora la premiazione sarebbe già dovuta essere andata in scena, evidentemente c'è qualche riunione importante, significativa, c'è qualcosa che non quadra, sì, perché ovviamente vorranno vedere le immagini e dalle immagini vedranno se c'è stata veramente questa invasione di qualche gommone lì. Ora, sì, perché la gara, la Pilarella la vince ugualmente, non ci piove, no, però quello lì il Valle, no, lo stesso Guzzo del Valle deve, se davvero ha avuto il danno, attraverso la corsia si ferma e contesta. In quel caso sarebbe stato bloccato. Vedi, eccolo, è questo, ecco, guarda, vedi, ecco, guarda, ecco, guarda, ecco, lo vedi? Ecco, grazie alla regia, vedi? Ha visto esattamente il momento in cui ha fatto la S, il Valle. Bisognerebbe vedere, vedi, le immagini precedenti per vedere che cosa è successo. Vedi che ti ha combinato, ma questo, ma so, questo davvero sono 50 metri, ragazzi, è sì, clamoroso, Però sì, non si capisce il timoniere Simone Terramocci ha alzato la mano, alzato subito. La mano subito. Sì, sì, sì. Grazie alla regia per essere andata a pescare questo frame, questo episodio che ovviamente in diretta c'era sfuggito. Eh sì, perché magari si inquadrava la croce, la Pilarella, esatto, di qua non si inquadrava. Però adesso abbiamo visto l'episodio che chiaramente è verosimilmente oggetto di attenzione da parte della giuria del Palio Marinaro dell'Argentario. Sì, lo vedi? Le vedi le barche dietro si spostano? Lo vedi? Sì. Vedi le barche? Le barche camminando in quel modo lì, il timoniere lo confondono. Sì. Vedi? Ha sbagliato, lo vedi? Ora lui va verso il terzo, si riprende cambia, e deve andare di là. Bravo, sì. Ecco, ora si è accorto che sbagliava, guarda. Sicuramente sembrava che ci fosse quel gommone. Capito? Che non, ma allora non credo che abbia invaso il campo. Probabilmente non ha invaso era, il campo. Almeno però sembrava. C'era la barca a vela e la gommone. Che erano dietro il campo e piano piano sono andati a finire dietro il campo, dietro i cavitelli. Quindi non vorrei che, vedendo delle barche, questo naturalmente può aver sicuramente dato un tratto in inganno il timoniere. Sì. Di fatto andava a girare sul terzo. Dalla lettura, dalla visione di queste immagini, la dinamica più verosimile è sicuramente quella che ha indicato Alessio Locci, credo possa essere d'accordo anche Carlo Costanzo. È da dietro che le barche si sono spostate, sicuramente il timoniere magari seguiva il cavitello, seguendo le barche non l'ha visto... perché si è messo davanti la barca, era confuso, allora, e lui ci andava sul terzo. Il fatto è questo, che ci sono i quattro cavitelli in linea, se una barca che è fuori il campo di gara, e si sposta dentro il campo di gara, dietro il campo di gara, tu timoniere, se vedi la barca, dici lì c'è una barca, il mio cavitello non ecco, c'è. Guarda, vai verso. Lo vedi, Mom, guarda, la barca a vela e il gommone si sposta, non lo vedi tutti e due? Lo vedi? Sì, lo vedo. Adesso c'è un brusio sotto. Sono bloccatori, ma non esce nessuno finché non esce il sindaco. Il timoniere in quel momento, se vede una barca, il cavitello non lo va a cercare alla destra, lo va a cercare alla sinistra, e quindi questo lo porta ad andare verso il terzo. Sì. Certo. Infatti l'impressione che io ho, però, vedi? Ecco, lui però alza la mano e poi però vedi, alza la mano come gesto quasi per dire sono stato tratto in inganno, cioè pensavo che era quell'altro, certo, il cavitello invece è un altro. Io ho quell'impressione. Sì, è vero. Quello è un gesto, mi sembra, da vedere qui, di scuse, ma fermo restando che sono delle scuse, perché sembra abbastanza in questo momento chiaro che è stato tratto in inganno sì, è così. Da queste barche che sono andate dietro il campo di lui gara. Lui si scusa quasi con i suoi evocatori, allora, come qui, per dire qui il timoniere, vi ho portato esatto, in un posto qui sbagliato. Qui il però, timoniere chiede scusa ai ragazzi. Esatto, ai ragazzi, bravo, sì. Però cioè, è evidente che se dietro c'era un discreto traffico dietro. Non è mai esistito che le barche stanno dietro il campo di gara. Attenzione. Stanno dicendo adesso qualcosa, sì. Sembra che si stia muovendo qualcosa dal Palazzo Comunale. Ascoltiamo, allora, sentiamo, ascoltiamo con la noi. La famiglia Mare si è riunita, ecco, e ha dato il responso del 79esimo Palio Marinaro della città. Sta parlando il sindaco Franco Borghini. Il
sindaco Franco Borghini ha dato l'annuncio ufficiale, ha vinto il Rione Pilarella, ciò vuol dire che il palio è valido, la 79esima edizione del palio marinaro e l'argentario è valido, vince la Pilarella, adesso è ufficiale. Questo è il drappo disegnato da Luigina Loffredo, ricordiamo che per tanti anni è stato dipinto da Elio Loffredo, che salutiamo, persona straordinaria che è scomparsa, e il drappo dipinto da Luigina Loffredo è un drappo che ovviamente riprende, oltre alla tradizione tradizionale Madonna dell'Assunta, la celebrazione dei 200 anni della morte di Raffaello Sanzio e dai 700 anni della morte di Dante Alighieri. Qui intanto vediamo i rappresentanti del Rione Pilarella, evidentemente provo a interpretare, però vorrei il vostro conforto, evidentemente la giuria veramente mal ha fatto ricorso, hanno controllato il discorso delle barche, però volevo vedere se fosse successo alla croce cosa sarebbe successo un'invasione del genere. Ma infatti capito? La giuria giustamente poi ha approfondito, tra virgolette, non ha inficiato il risultato del vincitore. Sicuramente se succedeva sul primo dove c'era la croce, probabilmente qualche tipo di problema in più ci sarebbe stato. No, magari la croce si mette in mezzo, ferma il palio, e capito, quello è il problema. Allora vediamo Pietro Solari, il capitano della Pilarella, commosso, sta parlando con il sindaco Franco Borghini, il sindaco di Monte Argentario, che ha appena dato l'annuncio su cosa ha deciso la giuria. Vediamo anche il fotografo Enzo Russo, che vuole la posizione del drappo per la foto con tutti i componenti dell'equipaggio. Vediamo il timoniere Alessio Bausani con il figlio, e poi vediamo con il figlio anche il quarto rema Alessandro Landini, che abbiamo visto piangere proprio qui al nostro microfono dopo l'arrivo, molto molto commosso ed emozionato, era provato sul piano emotivo. Questo dimostra quanto il palio entri nell'anima della gente. Vedo Pietro Solari, il capitano, che è un mix tra soddisfazione ed emozione. Tutto questo è molto 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 bello. Sì, sono emozioni forti, belle, purtroppo ha vinto la Pilarella e se le godono loro. E Dino Pari si sta coccolando il drappo, che adesso viene riportato dentro il palazzo comunale. Vediamo anche la presidente della Pilarella, Alessia Calatolo. Alessia Calatolo. Allora Alessio Alocci ci deve salutare, noi lo ringraziamo, vorrei che fai ancora un saluto, mentre oramai dall'imbrunire siamo passati alla notte fonda, ma Porto Santo Stefano mantiene intatto il proprio fascino con la fortezza. Visto che sei la fortezza che troneggia, illuminata in questa serata del 15 agosto questa 2022. È un'altra cartolina in notturna, come hai detto bene te, la fortezza è illuminata a giorno, e ci ritroveremo qui il prossimo anno più agghiorriti che mai. E questi intanto sono gli otte che tornano in radura, tornano nella baia dello stadio di Turchese, stadio del Turchese. Sì. Anche gli otte sono una grande attrazione, è vero Alessio Alocci? Sicuramente è un'attrazione, ma diciamo una parte economica del paese, quindi abbiamo un attracco per delle barche di un certo livello che durante il palio si devono spostare temporaneamente, ora diciamo pian piano stanno ritornando agli ormeggi. Noi ringraziamo Alessio Alocci che è stato con noi, è stato preziosissimo, ringrazio Alessio Alocci, ringrazio Cristiano Anichini, ringrazio Paolo Bracci, Carlo Costanzo invece mi farà compagnia fino alla fine, grazie Alessio, grazie. Grazie di nuovo Paolo, alla prossima. Alla prossima. Allora mi dicono che inizia la premiazione, così la commentiamo con Carlo Costanzo, avremo modo proprio di vedere la premiazione, anche questo un fatto, un palio che non ci ha fatto mancare niente, anche il ritardo nella premiazione per visionare un episodio sicuramente controverso. Sì, sicuramente il VAR ha fatto reclamo per quel discorso delle barche di dietro, poi hanno valutato la situazione, però alla fine non è che si può annullare una cosa del genere. Se magari ho detto, se fosse successa la croce sicuramente avrebbero invaso il campo di gara, avrebbero fermato il palio loro. Noi, essendo un po' più, diciamo, più acerbi, timoniere inesperto, vocatore ancora acerbi,
non hanno pensato di fermare la gara. Beh, sarebbe stata, diciamo, una presa di responsabilità forte. Eh sì, è forte. Però magari un rione come la Croce, che è più vicino alla Pilarella, magari avendo un discorso del genere, che te mi fai spostare le barche e mi confondi il cavitello, io sono penalizzato, mi fermo. Capito? È il problema, tutto lì. Senti, in generale, senza voler entrare nel merito dei rioni di cui abbiamo parlato in maniera abbondantemente e prima di aspettare la premiazione con cui poi termineremo questa lunga diretta alla Porto Santo Stefano, possiamo dire Palio in grande forma, un grande spolvero. Sì, chi pensava che Palio potesse no. andare in crisi dopo la pandemia, insomma deve ricredersi. Ma scherzi, ma il Palio ragazzi, non c'era da aspettarsi proprio questa voglia della gente di esplodere le proprie emozioni per questo giorno, perché noi viviamo tutto l'anno, no? Ma poi noi abbiamo gruppi di Palio di 20-30 persone che ci offendiamo sui gruppi, ci scherziamo tra tutti e quattro i rioni, non è che il gruppo del Vaglio, il gruppo della Pilarella, tutti mischiati nei gruppi WhatsApp, e ce li diciamo di tutti i colori, perciò è una bellissima cosa. Poi noi in curva l'ultimo mese ci troviamo sempre tutti insieme, chi piglia il tempo, chi viene a vedere, è bellissimo. Il palio è questo. Il palio all'Argentario, il palio a Porto Santo Stefano è vissuto il proprio. Il palio non è solamente la gara e la ciliegina sulla torta. È tutto ciò che avvicina. Ma noi già con i guzzi d'allenamento veniamo a prendere i tempi. Quando mettono i cavitelli, perché sennò l'hanno messa abbastanza velocemente, perché l'hanno messo il 23 di luglio, a prendere i tempi, c'era sempre 100-200 persone qui sulla curva qui a prendere i tempi. E questo è il bello del palio, il contorno, la sera, le cene, le pizze, i ristoranti, fra tutti i rioni mischiati, capito? È bellissimo. Questo è il palazzo comunale di Porto Santo Stefano, il palazzo comunale di Monte Argentario, illuminato, che come da tradizione da questa sera sarà illuminato dei colori bianco, rosso e blu. Eh sì. E ciò avverrà per diversi fino giorni, fino alla festa del 27, della festa di agosto, di verrà estiva, viene illuminato con i colori del rione vincente. Speriamo che il rosso si spenga e rimanga quello bianco blu. Sembrerebbe che ha vinto il Valle. Certo. Vediamo qui, intanto ricordiamo i componenti del rione Pilarella: il timoniere Alessio Bausani, il primo reme Lorenzo Benedetti, il secondo reme Gianmarco Russo, il terzo reme Dino Pari, il quarto reme Alessandro Landini. Poi questi sono i componenti dell'equipaggio, ricordiamo anche il capitano Pietro Solari, il Guzzo, sul quale hanno vinto è il Guzzo Scirocco, ricordiamo anche la presidente della Pilarella Alessia Galatolo, il segretario Claudio Busonero. Diciamo che ogni rione è ben organizzato, perché è strutturato molto molto bene, per chi c'è cultura del palio a Porto Santo Stefano. L'organizzazione, lo dico a beneficio di chi magari ci sta seguendo da lontano, sta scoprendo adesso questa manifestazione, davvero ben strutturato, mentre questi sono i vocatori della Pilarella che ricevono l'ovazione dei propri sostenitori, i fischi degli altri, i nemici numero uno del Valle, che sono voi del Valle, siete gli avversari, lo vedi? Numero non uno. Pensano loro ad altri rioni, loro mettono meno 10 più ce l'hanno con noi. Ora quando più vinceremo noi ne metteremo due belle coppie d'oro, più due. C'è 26 che ricorda la vittoria, c'è un più 10. C'è un più 10 rispetto al Valle. Loro l'unica sola che soffrono è la mancanza della Coppa d'Oro. Che però il prossimo anno. Allora, il prossimo anno sono pericolosi. O mettiamo in campo un equipaggio all'altezza, non è un problema, li può sentire questi qui. Vediamo intanto. Sempre la folla sotto il palazzo bellissimo. Porto Santo Stefano illuminato, amici telespettatori da casa, ovunque voi siate, questa è la magia di Porto Santo Stefano, è l'arena del Turchese vista dal largo. Sì, questo è lo stadio del Turchese, è tutto vero, la fortezza spagnola a sinistra, nel centro, in basso il palazzo comunale, certo. Poi Porto Santo Stefano, guardate che magia, che baia stupenda, mamma mia, il lungomare famoso Giugiaro, stupendo, che guardate che bello, che meraviglia, rimaniamo ammaliati, esterrefatti, è vero, siamo abituati, perché noi a volte facciamo delle foto, però a tali bellezze non ci si abitua mai. No. A tali bellezze si rimane sempre attratti, sì, da tali bellezze. Venite all'Argentario, venite a Porto Santo Stefano, venite in vacanza a vedere il palio marinaio dell'Argentario.
E poi l'argentario si può venire anche nei periodi che non sono estivi. È bellissima, guarda, guarda, guarda. La barca con la luce accanto, magari si fanno il bagno di notte. No, quelli quando si mettono le barche è bellissimo. Bagno di notte, spettacolare. Bagno della sera di Ferragosto, piove all'Argentario, è piovuto, piove. È piovuto, e sta piovendo. Sta piovendo e si fa il bagno in mare. Sì, forse questa è magia pura. Questa è magia. Questa è magia perché ha piovuto, sta piovendo. È un incanto. È un incanto. Guardate che meraviglia. Fa caldo, fa e caldo piove. E fa piove e si fa il bagno. Ci sarà 30 gradi e piove. Sì, sembra incredibile, ma avviene questa all'Argentario. E peraltro c'è nell'altro, a pochi centinaia di metri di distanza la premiazione del Palio. Che non manco sentiamo. Stiamo continuando a commentare. Tra poco dobbiamo abbandonare la regia, che è attentissima. Facciamo complimenti. Barca, ha seguito l'invito di Carlo Costanza. È andato a pescare con drone, il drone la barca dall'alto. Guardate con le luci, è lì che meraviglia. Verrebbe voglia anche a noi di buttarsi sì, lì. Fa il bagno, fare il bagno lì. Guarda di notte, che meraviglia. Che poi di notte lo fai meglio perché ti butti senza sentire il freddo. Perché senti, se non senti. Di giorno c'è l'escursione termica, sì. Invece la sera meglio, non c'è meglio, niente perché meglio. Ti butti e è meraviglioso, con quelle luci spettacolari. Lo sai, tu sei stato un paio di mesi sempre alla Marinella, tutte le sere a far bagno la gente che faceva caldo, sempre di sera, sempre. È davvero stupendo. Quest'anno va fatto un'estate spettacolare. Sì, spettacolare. Sì, magari ha dato problemi con la siccità, sì, ma, di Dio. Ma sul piano di stare sul al mare piano è, di stato, star mare, è stato alberghi, bar, ristoranti, è stato un l'ideale. Spettacolo. Stavamo dicendo, Carlo, della grande organizzazione del Palio Marinaro dell'Argentario, che ovviamente è strutturato. Allora mi dicono abbiamo ancora non so quanti minuti, non ho capito quanti. 6 minuti ancora di diretta, allora li utilizziamo per dire magari agli amici che ci stanno seguendo che questo siamo in diretta da Porto Santo Stefano, siamo deliziati dalle immagini del meravigliose drone. Del drone che ci sta proponendo la nostra regia. Abbiamo raccontato in diretta, in una lunga diretta, il Palio Marinaro dell'Argentario da Porto Santo Stefano, vinto dal Rione Pilarella, che è il rione che ha vinto più pali, è giunto all'edizione numero 26. Questo è il Palio post pandemia. Stavamo dicendo del Palio Marinaro dell'Argentario, che è vissuto a Porto Santo Stefano da ogni santo stefanese con grande trasporto, certo. E non a caso c'è un'organizzazione straordinaria, perché c'è un ente palio, c'è un delegato dell'ente palio, nel caso specifico certo. Una delegata è Alessandra Chiocca, c'è un ente palio il cui presidente è Emilio Sclano, anzi il cui capitano è Emilio Sclano, perché il termine corretto sì. È Emilio Sclano, e poi ci sono i rioni, sì. Quindi i capitani dei rioni, i segretari, i presidenti, quindi c'è un'organizzazione capillare che sì, davvero permette che l'organizzazione sia sempre impeccabile, mentre vediamo che infatti la regia ci fa vedere l'organigramma di quello che comprende il Palio Marinaro dell'Argentario, ovviamente il presidente a capo è il sindaco Franco Borghini, che poi ha delegato nel caso specifico Alessandra Chiocca, poi Emilio Sclano, il segretario è Amerigo Loffredo, il direttore tecnico Francesco Casetta e poi il direttore promozione e marketing Filippo Brunetto. Filippo Brunetto, consiglieri Pietro Minuto, Mauro Murzi, Luciano Pignatelli, Luciano Schiano, medico Diego Panetti. Quindi questo è l'organigramma perfetto che vi ha letto Carlo Costanzo e che è in, diciamo, sì, in questo, grafica diciamo, è il corso, nostra, del, corso sul video. Del comune. Poi naturalmente c'è tutto un discorso dei rioni, che hanno un consiglio direttivo che viene eletto ogni 2 anni, che anche lì c'è un capo. Oh, la nipotina. Sali su, vieni, che facciamo in tempo ancora a farti vedere in diretta, così la concludiamo nipotina, sì. Con però con, capito, c'è tutta un'organizzazione con, forte dei rioni dietro, perché non è facile poi durante andare a fare il laccatti, mettere le bandierine e andare, capito? È un tutto i ragazzi, tutto i curalli per. E allora noi ci alziamo, ecco. Ci alziamo perché siamo. Allora, so che ho mandato in tilt i cameraman, me ne scuso. Venite. Allora, questa è la figlia maggiore, la figlia Federica. E lei Diana. Diana è la nipote Diana.
Allora, abbiamo Diana e Federica della Pilarella. Allora, prima di darvi la parola vorrei ringraziare Carlo Costanzo, che è stato come al solito fantastico in questa diretta lunghissima, il tuo contributo prezioso, come quello di Paolo Bracci, venite, come quello di Cristiano Anichini, come quello di Alessio Alocci. Ringrazio la produzione di Arezzo TV, che è stata straordinaria, e ringrazio tutte le emittenti che hanno mandato in diretta il Palio Marinaro e l'Argentario. Concludiamo con la festa della Pilarella, che ha vinto la 79esima edizione del Palio Marinaro e l'Argentario, vittoria numero 26. Diteci i nomi. Lei è la figlia di Carlo Costanzo, lui è del Valle, te invece sei? Noi siamo tre figli, tutti della Pilarella, anche la nipote, 4. Vuoi ricordare il tuo nome? Federica. Vai un incitamento alla Pilarella, Federica. Siete unici. Grande la Pilarella. E lei chi è? E lei è il suo primo palio, è Diana. E Diana ha già vinto. Eh sì, ha due anni, ha già vinto. No, non ha battuto il nonno, ha battuto. Ciao Diana, allora con... Ciao. Con Federica, con Diana, col grande Carlo Costanzo alias Ninnarello, con queste splendide immagini magiche da Porto Santo Stefano. Amici telespettatori, è tutto. Paolo Mastracca vi saluta, grazie per averci seguito, spero che ci abbiate anche apprezzato, confido di sì, perché credo che abbiate fatto qualcosa, cioè ci avete seguito tanto, ci avete mandato dei messaggi davvero molto molto lusinghieri, e quindi immagino, confido che vi sia piaciuta la telecronaca per le immagini, per lo spettacolo del Palio Marinaro e l'Argentario, per come abbiamo provato a raccontarlo con enfasi, con grande enfasi. Sei stato spettacolare come sempre, grande, sei, lo il, numero uno, carichi, sei grande, il numero uno, grande Carlo, e viva il Palio, sempre, e viva sempre, il Palio, sempre, e viva l'Argentario, e viva la vita, e viva la Pilarella, e viva davvero lo spettacolo della vita, che fa parte in questo contesto, c'è anche il palio che è stato meraviglioso, palio del 15 agosto 2022, grande partenza 79esima edizione, grande ripartenza, grandissima ripartenza, e davvero prossimo anno se avete voglia venite a vederlo, perché vale la pena. Poi se avete voglia di venire a visitare l'Argentario in anche qualsiasi se, periodo dell'anno senza il palio, ancora meglio. Grazie a tutti, vi lasciamo con questa immagine mozzafiato di Porto Santo Stefano, oramai è notte. Non dico fonda, ma è notte. Ci avviciniamo alle ore 21, mancano una manciata di minuti, buon Ferragosto a tutti. Grazie, ringraziamo la televisione che ci ha dato questo spettacolo, televisione che ci ha permesso con il drone, con uno sforzo organizzativo, chi ha lavorato dietro le quinte, sì, loro sono stati fondamentali, perché noi siamo sostituibili, chi è lì dietro non è sostituibile, quindi chi è dietro le telecamere, chi ha guidato i droni, chi è stato in regia e ha seguito con grande attenzione le nostre indicazioni, le nostre parole, è andato subito a pescare l'aspetto saliente, e poi adesso ci delizia con questa immagine meravigliosa, unica, straordinaria di Porto Santo Stefano. Guardate, visto dall'alto così potrebbe essere qualsiasi città del mondo, Monte Carlo, ma Porto Santo Stefano è più bello di Monte Carlo. E quindi la bellezza, perché c'è quella fortezza e quella barca, mentre qua intorno a noi continua a dire evviva la Pilarella, c'è festa stanotte, questa è la festa della Pilarella, non si farà mai giorno a Porto Santo Stefano, perché sarà la notte della festa del Rione Pilarella. Noi andiamo a casa, la Pilarella festeggia. La Pilarella festeggia. Allora, credo che abbiamo concluso il tempo a nostra disposizione, mi scuso se ho fatto qualche imprecisione, mi scuso se ho dimenticato qualcuno nei ringraziamenti, ma la diretta si sa, si fa a braccio, e davvero ce l'abbiamo messa tutta, la Pilarella ha vinto al ritmo di rock, lo diciamo ancora, al ritmo di rock, ha iniziato al rock e poi ha finito davvero con un blues, e come direbbe il grande Vasco Rossi, noi siamo ancora qua, qui la Pilarella è qui, ma ci siamo anche noi, il prossimo anno sarà battaglia per levare la Coppa d'Oro ai bavosi, ce la leveremo. Buonanotte a tutti da Porto Santo Stefano, grazie, evviva il Palio Marinaro e l'Argentario, grazie, alla prossima, ciao. Thank you.
quello che attendiamo, 365 giorni all'anno.